Ma ostico, ma quanto mai fondamentale per chi come voi si approccia ad essere amministratore o chi lo è già, che è il tema del bilancio ed è il tema della fiscalità principale. Quindi vi rendete conto che è un tema, cominciamo a entrare anche nel dettaglio tecnico delle questioni che riguardano l'amministrazione, ma mantenendo quell'approccio di visione del governo metropolitano, che deve diventare la prospettiva di pensiero per chi fa l'amministratore del futuro. Io sono molto contento che abbiano accettato questo invito la vice sindaco di Bologna, assessore al bilancio, la stessa Silvia Giannini, e il professore Andrea Carinci, professore di diritto tributario, nonché mio caro amico, e il dottor Corini che ci dà anche capo programmazione, che ci darà anche un aspetto proprio pratico dell'amministrazione rispetto al tema che dobbiamo affrontare oggi. Ricordo quali sono un po' alcune delle modalità tipiche delle lezioni di lato, cioè lascerei uno spazio di intervento di 30-40 minuti ai relatori, con la possibilità di fare domande in modo da finire intorno alle 9:15, diciamo. Tutte le lezioni vengono videoregistrate perché, essendo il corso autofinanziato con il crowdfunding, abbiamo l'obbligo di rendicontare tutto quello che facciamo e di raccogliere anche le lezioni in un ebook, in modo che anche chi non è giovane amministratore ma è semplicemente interessato all'amministrazione possa farsi un'opinione, e questo ci aiuta anche a avere un obbligo di rendicontazione, di accountability, che riguarda anche molto il tema che affrontiamo oggi. Io lascerei subito la parola all'assessore Giannini per affrontare prima il tema del bilancio e poi passare alla questione della fiscalità, in cui ci muoviamo nella selva di acronimi per quale bisogna districarsi. Grazie mille. Allora inizio io, mi sembra di capire. Quindi grazie mille a tutti, grazie per l'invito. Sposto un po' di gioco perché se no non mi vedo. E io non ho preparato slide, però abbiamo molta documentazione online e quindi preferivo che appunto mantenessimo questo tono più così di dialogo, che quindi vi prego anche di interrompermi in questa introduzione che farò, perché cercherò di essere breve proprio per lasciare spazio anche agli interventi, che a voi ovviamente, ma anche agli interventi. Allora, sono tante le cose che uno potrebbe dire sul bilancio. Cominciamo subito con dire che il Comune di Bologna è tra gli enti sperimentatori di una nuova contabilità. Quindi partiamo intanto dal fatto che la contabilità pubblica è già complessa. La contabilità degli enti delle pubbliche amministrazioni purtroppo non è ancora uniformata, anche se io ero più giovane di voi quando si parlava di uniformare i conti degli enti che appartengono alla pubblica amministrazione, quindi Stato, Regioni, Province, Comuni, eccetera, eccetera. Purtroppo siamo ancora lontani da questa uniformità e la contabilità degli enti locali, che adesso sto imparando a conoscere più nel dettaglio, è una contabilità che da tempo, sulla base di una normativa nazionale, di una serie di decreti, eccetera, avrebbe dovuto essere rivista. In realtà hanno iniziato alcuni comuni, tra cui Bologna, a sperimentare dei nuovi criteri contabili, e dovevano diventare questi criteri obbligatori per tutti, e poi in realtà, un po' come succede purtroppo spesso in questo paese, siamo ancora alle proroghe e quindi sono ancora pochi, relativamente pochi, i comuni che adottano questi criteri contabili. Quest'anno hanno cercato di incentivare dei comuni ad aderire a questi nuovi criteri contabili, dando qualche sconto sul patto di stabilità, che non so se sapete che cos'è, poi proviamo a dire qualcosa anche sul patto di stabilità.
e quindi è aumentato un po' il numero degli enti, però con grandi difficoltà. Perché? Perché questi nuovi criteri contabili sono più trasparenti, più rigorosi di quelli che gli enti hanno sempre utilizzato. Vi faccio solo un esempio. Gli introiti per sanzioni per violazione del codice della strada. Voi sapete che purtroppo sul tasso di adesione al pagamento delle sanzioni, anche se Bologna tra nel panorama italiano anche su questo aspetto è una città virtuosa, però la percentuale è attorno al 50-60%, anche a Bologna, molti comuni, è molto minore. Allora, se voi scrivete in bilancio 100 di sanzioni e vi spendete quei 100 perché mettete nel bilancio spesa 100, pur sapendo che non incasserete mai quei 100, state di fatto facendo un bilancio che ha dei problemi. Perché poi cosa succede? Non so se avete, vi ripeto, interrompetemi se ci sono domande. Cosa succede? Cosa succedeva con i bilanci vecchi, no? Che poi se uno non incassava subito quei 100, li portava a residuo attivo, vuol dire li incassero dopo, ecco, però in un qualche modo se li spendeva, quindi impegnava dei soldi non avendo le risorse. E questo ovviamente crea dei bilanci che poi alla lunga non stanno in piedi. E purtroppo sono molti gli enti locali in Italia che ancora hanno una mole di cosiddetti residui attivi, che sono somme che si continuano a tenere in bilancio e che non incasseranno mai. Il Comune di Bologna, quando c'erano anche i vecchi criteri contabili, cosa faceva? Per cui chiedo sempre conforto anche al dottor Govini, in maniera molto prudenziale diceva: beh, io ho fatto sanzioni per 100, però prevedo di incassare 60, quindi metto in bilancio 60 e quindi non posso spendere più di 60. Questo è un bilancio corretto. I nuovi criteri contabili a cui noi aderiamo dicono qualcosa che rende l'esito sempre quello, ma ancora più, se vogliamo, trasparente il bilancio, nel senso che i criteri contabili dicono: iscrivi 100 perché 100 sono effettivamente le sanzioni che tu hai fatto, ma se tu negli ultimi 5 anni hai incassato soltanto 60, per 40 fai un cosiddetto fondo svalutazione crediti, cioè te lo accantoni. Quindi è visibile, non è spendibile. Il risultato è lo stesso, di fatto, dal punto di vista pratico, di quello che faceva il Comune di Bologna prima, ok? Però è ancora più trasparente, perché effettivamente dice: tu hai accettato, hai fatto multe per 100, però siccome negli ultimi 5 anni ne hai cassate una percentuale che è 60%, tu più del 60% non te lo spendi e il 40% lo metti, lo accantoni, lo metti a fondo. Quindi voi capite, se i comuni che non hanno avuto un atteggiamento, diciamo, contabile virtuoso come quello del Comune di Bologna, quali difficoltà hanno a usare i nuovi criteri contabili, perché per entrare nei nuovi criteri contabili occorre fare una revisione di tutti i residui attivi, di tutti i residui passivi. Cioè occorre non portarsi dietro, come dire, dei crediti che sai che non saranno mai esigibili, e quindi non spendersi delle somme che sai che non incasserai mai e che appunto fanno poi saltare i bilanci. Ecco, dico questo proprio in partenza perché gli aspetti contabili sono aspetti che non vanno affatto trascurati, anche perché sono la rappresentazione del bilancio, e molto spesso proprio in questa rappresentazione del bilancio si nasconde la verità del bilancio. E da questo punto di vista, quando lo dico proprio perché quando sono entrata, insomma, come assessore al bilancio del Comune di Bologna, avevo preso poi le mie informazioni, sapevo che il bilancio del Comune di Bologna era solido e ben fatto, e infatti siamo entrati nei nuovi criteri di sperimentazione con molta, ovviamente molto lavoro, perché cambia tutto, insomma. Adesso io vi ho fatto solo questo esempio, ma ve ne potremmo fare moltissimi altri. Però si teneva a partire con questo aspetto, perché prima di tutto i bilanci devono essere fatti bene, devono essere con criteri adeguati. Io auspico, noi auspichiamo che al più presto tutti i comuni siano obbligati a fare questa pulizia di bilancio, perché il bilancio è il modo con cui noi non solo gestiamo le risorse pubbliche,
che è un tema sempre ovviamente di grande, molto delicato, su cui devo stare molto attenti, per l'importanza che hanno tutte le risorse che noi preleviamo da cittadini, da imprese, eccetera. Quindi dobbiamo stare ancora più attenti, come dire, che non se i soldi fossero nostri. E quindi dobbiamo avere molta cura, molta cautela, e il bilancio è, diciamo, ciò che tiene in piedi questo e che rappresenta anche con tutta l'attività dell'ente. Ci tengo allora a questo punto a dire subito un'altra cosa, oppure no, la dico dopo, così lascio semmai sul bilancio, il ciclo di bilancio e gestione della performance, lascio dire qualcosa a te, quindi torno dopo su come può essere utilizzato un bilancio anche proprio per orientare e per controllare le politiche che vengono fatte. Su questo vi dico qualcosa dopo, adesso invece vi vorrei dire come in questi ultimi anni gli enti locali hanno risentito della crisi in cui siamo e delle difficoltà nazionali dei conti pubblici. Quindi sapete bene che in questi anni sono stati fatti tagli, sono stati chiesti sacrifici e c'è un, diciamo, nel tentativo appunto di tenere sotto controllo i conti pubblici e ridurre il debito pubblico, con spending review, con interventi di vario genere, si sono imposti una serie di vincoli ai comuni e si sono, così come agli altri enti pubblici, però ci sono dei dati che dimostrano come all'interno della pubblica amministrazione effettivamente ai comuni si sia chiesto uno sforzo particolare, molto intenso, molto oneroso, per contribuire alla riduzione del disavanzo della pubblica amministrazione e del debito della pubblica amministrazione. Sapete che ci sono i parametri di Maastricht, i vari vincoli e così via, e però in questa ripartizione dei sacrifici ci sono dati che dimostrano che i comuni effettivamente hanno pagato un prezzo molto rilevante. Una prima fase, che è quella più, diciamo, della fase governo Berlusconi, ha lavorato soprattutto imponendo agli enti, ai vari enti, adesso io parlo ovviamente dei comuni, che ripeto sono stati quelli in larga parte maggiormente colpiti, però poi ci sono vincoli di tipo diverso che hanno riguardato le province, le regioni e così via. Uno dei vincoli importanti è quello legato al patto di stabilità. Non so cosa, mi limito a dire brevemente qualcosa, poi se avete curiosità ci torniamo. Per i comuni praticamente, dunque intanto il patto di stabilità nasce quando nasce il patto di stabilità europeo e nasce dall'esigenza di far sì che la politica degli enti territoriali sia coerente con gli obiettivi politici nazionali e con i vincoli del trattato di Maastricht, poi del patto di stabilità e crescita e così via. Perché questi vincoli riguardano la pubblica amministrazione, che comprende tutti gli enti, comprende lo Stato, le province, le regioni, gli enti di previdenza, i comuni e così via. Ai comuni il patto di stabilità è cambiato nel tempo moltissime volte, ma è diventato particolarmente oneroso e restrittivo negli ultimi anni del governo Berlusconi, quando dal 2010, se ricordo bene, anzi 2009-2010, quando sostanzialmente si è imposto ai comuni di avere un saldo di bilancio positivo, un patto di stabilità che comporta sostanzialmente un avanzo, un patto di stabilità calcolato in modo un po' complicato, non sto certo a entrare in dettagli tecnici, ma che è calcolato sulla base delle differenze tra spese, tra entrate e uscite, che sono per la parte corrente di competenza e per la parte in conto capitale di cassa. Differenza tra competenza e cassa, non so se l'avete, ma insomma quando si parla di competenza si parla di un impegno. La cassa è quando si parla di primo pagamento, se parliamo adesso di spese. Ecco, i nuovi criteri contabili sono diversi anche da questo punto di vista, perché i nuovi criteri contabili usano quella che viene chiamata una competenza rafforzata, che è qualcosa che è molto più vicina alla cassa. Cioè io posso mettere un, diciamo, impegno soltanto se ho effettivamente individuato il beneficiario, l'importo, cioè se sono quasi vicino, possiamo dire, al pagamento, dico in maniera un po' semplificata. Quindi è un bilancio più vicino alla cassa, questi nuovi criteri contabili. Per tornare al patto di stabilità, dicevo, viene richiesto ai comuni di avere un saldo di bilancio positivo.
Per il Comune di Bologna siamo arrivati a dover rispettare un vincolo di saldo di bilancio che oscillava attorno ai 50 milioni. Solo per darvi un'idea, il bilancio del Comune di Bologna per la parte corrente è attorno ai 540 milioni, quindi un saldo positivo come differenza tra entrate e uscite di competenza per la parte corrente e di cassa per la parte in conto capitale, voi capite che è uno sforzo molto molto oneroso che l'amministrazione ha dovuto fare. Poi c'è stata una fase, diciamo, successiva, più legata al periodo del governo Monti, per classificarla temporalmente, in cui sono incominciati invece maggiormente tagli di risorse statali. I comuni si finanziavano, possiamo dire, in entrata con dei trasferimenti dallo Stato, che anche questi nel tempo hanno cambiato nome, però nel 2011 avevamo un fondo sperimentale di riequilibrio, cosiddetto, che consentiva al Comune di avere in entrata circa 150 milioni, 149, quindi risorse che dallo Stato arrivavano al Comune. Poi, oltre a queste risorse, per arrivare a finanziare una spesa che ho detto di parte corrente è attorno ai 500 milioni, 500 qualcosa, ci sono le entrate proprie dei Comuni. In questi ultimi anni è cambiato radicalmente il quadro delle entrate dei comuni, anzi uno dei problemi principali che i comuni hanno avuto in questi anni è che dopo le botte del patto di stabilità, come dire, uno dei problemi principali che i comuni hanno avuto è che a un certo punto è stato chiesto ai comuni di sostituire sostanzialmente tutte le risorse statali con entrate proprie. Ma quello che è ancora più grave è che sono cambiate di anno in anno e continuano a cambiare di anno in anno le regole, continuano a cambiare le fonti di entrata, continuano a cambiare il quadro delle risorse che sono fondamentali ai comuni per poter finanziare i servizi e tutte le altre funzioni che normalmente un comune fa. E badate, un comune fa veramente tantissime cose, è credo l'amministrazione che maggiormente interviene in tantissimi campi che riguardano e che attengono alla vita dei cittadini, perché interviene non solo sui servizi socioassistenziali, sui servizi educativi, soprattutto nella fascia 06, ma interviene per la manutenzione della città, interviene perché ha dei patrimoni che mette ad uso, interviene perché si deve occupare di gestire la raccolta dei rifiuti, interviene a tante società partecipate. Insomma, le attività che svolge un comune sono davvero tantissime. Ma soprattutto, siccome un comune svolge delle funzioni essenziali per la vita dei cittadini, tutti voi potete prendere qualsiasi manuale che parli di finanza locale, parte dicendo proprio per le funzioni che un comune ha, una delle prime regole è che i comuni devono avere risorse stabili, certe, note in anticipo, in modo da poter programmare l'attività. Bene, quello che è successo in questi anni è esattamente l'opposto. Non a caso il Comune di Bologna, che ha tradizionalmente sempre approvato i bilanci entro dicembre, come si fa normalmente, no? Voi approvate un bilancio di previsione per l'anno dopo, entro il dicembre dell'anno, e così potete poi programmare la vostra attività. Beh, questi ultimi anni il governo ha costantemente dato proroghe per i termini di approvazione del bilancio. Siamo arrivati al paradosso che l'anno scorso il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2013 era novembre 2013. Cioè esercizio già finito, vedo che vi sorprendete giustamente, perché è assolutamente paradossale. A fine anno, praticamente quando si deve fare il consuntivo, c'erano i termini per approvare il preventivo. Questo è veramente l'opposto di quanto c'è scritto in tutti i manuali di buona finanza locale, perché proprio per i motivi che dicevo prima bisogna che le entrate siano certe, stabili e così via. Mentre le entrate sono cambiate costantemente e tra l'altro soprattutto, e qui ci avvaliamo poi dell'esperienza del professor Carinci, sul lato delle entrate, e che sono non solo, diciamo, lo Stato si è ritirato e quindi non ci dà più i trasferimenti, ma ci dà anche delle fonti di entrata che sono costantemente incerte e mutevoli, per cui siamo passati
dall'ICI all'IMU, adesso assieme all'IMU abbiamo la TASI, che in realtà è parte di un'imposta che paradossalmente si chiama imposta unica comunale, che in realtà, voi provate a pensare, abbiamo IMU che vuol dire imposta municipale unica, IUC che vuol dire imposta unica comunale. Io vorrei sapere dal professore qual è la differenza tra un'imposta municipale unica e un'imposta unica comunale. L'imposta unica comunale, sempre per aumentare il paradosso, è unica ma contiene tre imposte al suo interno. Quindi abbiamo che l'imposta unica comunale contiene al suo interno l'imposta municipale unica, perché l'IMU sopravvive su tutti gli immobili tranne la prima abitazione. Poi abbiamo la TASI, che è una nuova tassa sui servizi indivisibili, di cui anche sulla prima abitazione anche, che in realtà a sua volta va a sostituire una TARES sui servizi indivisibili che avevamo nel 2013, che in realtà accompagnava una TARES sui rifiuti, che a sua volta sostituiva la TARS o la TIA degli anni prima e che adesso si è trasformata in TARI, che assieme alla TASI e all'IMU fa la IUC. Scusatemi, ma questo è già, capisco che fa un po' ridere, però fa anche disperare se la vediamo da un altro punto di vista. Va bene, dopo. Ecco, questo per dirvi come, cioè, ma voi provate a pensare soltanto al costo, non solo di adempimento dei cittadini, di disorientamento, di informazione che gli uffici devono fare, ma poi per gli uffici di fare le simulazioni, cambiare i nomi sui bollettini, cambiare i regolamenti, andare in commissione, andare in consiglio, prima in giunta, poi in commissione, poi in consiglio comunale. Cioè, questi sono costi, costi amministrativi, costi di adempimento per i contribuenti, che sono, non sono mai calcolati, ma che invece andrebbero calcolati, perché sono perdite di efficienza. Se si fa quello non si fanno altre cose che invece, su cui invece sarebbe molto più utile lavorare. Quindi devo dire che questi ultimi anni, e qui il dottor Boghini credo che lo potrà testimoniare, perché a differenza di me che sono in comune soltanto da 3 anni, lui c'è da molto tempo, effettivamente non si è mai visto una cosa così. Ecco. Un conto, un comune strutturato come Bologna, ma immaginiamo in Italia ci sono 8.000 comunelli, un comunello che non è strutturato come è il comune di Bologna, certo. Di fronte a una situazione del genere gli la danno su, come si dice Bologna, tutto punto, speriamo. Anche noi siamo messi a dura prova. Ci sentite o preferite il microfono? No, beh. Ok, allora. Ecco, sulle entrate vi ho fatto una rapidissima sintesi, poi ci torniamo e vediamo un po' cosa sono tutte queste sigle più in particolare. E sul lato dei trasferimenti statali, vi dicevo prima che c'era fino a 2 anni fa, 2011, il fondo sperimentale di riequilibrio, che era un fondo che veniva appunto ripartito di risorse statali che venivano ripartite tra i comuni. Poi lo Stato ha detto: io mi ritiro, cari comuni, tassate voi cittadini. Questo anche scaricando sui comuni l'onere poi di dover introdurre delle imposte o aumentarle, anche perché se lo Stato ci ha tolto 100, per dire, poi ci ha costretto a aumentare le imposte più, diciamo, di quanto siano state ridotte a livello nazionale. Quindi lo Stato in un qualche modo ha detto: bene, adesso noi vi togliamo le risorse. Poi non è che c'è stata una compensazione, per cui ha detto: io tolgo un'imposta a livello nazionale, la mettete voi, e quindi noi, insomma, anche di fronte ai cittadini, si va a vedere, non c'è più questa imposta, c'è un'altra. No, ci hanno proprio costretto ad aumentare le imposte e quindi oppure a tagliare i servizi, delle due l'una, ecco, perché le risorse che ci sono state tolte non sono state uguali alla capacità impositiva che ci è stata data sulla base delle aliquote base definite dallo Stato. Quindi questo è importante, perché dal punto di vista anche comunicativo, faccio solo un esempio: prendiamo l'IMU,
l'IMU era all'inizio ad aliquota base 4 per 1000 sulla prima abitazione, quando fu introdotta da Monti alla fine del 2011 e poi nel 2012 il Comune di Bologna applicava un IMU del 4 per 1000. Poi lo Stato non solo ci ha tolto le risorse corrispondenti a quell'IMU per 4 per 1000, ce ne ha tolte di più. Quindi sostanzialmente questo cosa voleva dire? O che si tagliavano i servizi oppure si aumentavano le imposte. E però, diciamo, la responsabilità politica e quindi anche poi dal punto di vista, insomma, della comunicazione, l'immagine che poi esce anche molto spesso sui giornali è: ah, ma sono i comuni che hanno aumentato le imposte, senza spiegare che in realtà i comuni hanno anche ridotto le spese. Il comparto dei comuni in questi anni ha ridotto le spese, però sono state ridotte talmente tanto le risorse statali che, per non tagliare dei servizi essenziali, anche perché, ripeto, il comune offre dei servizi che sono fondamentali per la vita del paese, perché è tanto più in un momento di crisi come questa, i comuni sono stati costretti non solo a tagliare spese, ma anche ad aumentare le entrate. Per venire a qualche dato sul bilancio del Comune di Bologna, le spese del Comune di Bologna sono calate, continuano a calare, quindi da quando io sono in Comune, ma il calo è iniziato già nel 2011, nel 2010 c'è stata già la stabilizzazione, nel 2011 quando c'era il commissario, poi noi siamo entrati a maggio, come sapete, come amministrazione, ed effettivamente il bilancio che voi avete dovuto fare subito prima che noi ci insediassimo era un bilancio molto difficile. È stato, devo dire, anche difficile gestirlo, perché alcune poste erano oggettivamente complicate ed è stato anche difficile per noi gestirlo. Ma abbiamo avuto una riduzione delle spese consistente, una riduzione delle spese anche nel 2012, una riduzione delle spese nel 2013 e continuiamo con una riduzione delle spese anche nel pluriennale che stiamo adesso presentando, abbiamo presentato adesso in Consiglio Comunale fino al 2016. Quindi il Comune di Bologna negli ultimi, da quando noi ci siamo, negli ultimi 2 anni ha praticamente tagliato le spese in termini reali circa del 10%, e se guardiamo dal picco del 2010 si sono ridotte anche del 20% in termini reali. Quindi sono stati fatti degli sforzi incredibili di riduzione delle spese. Facendo che cosa? 2 sono le voci fondamentali. 1 è la spesa di personale, che si è ridotta tantissimo il personale, si è ridotto il personale, più o meno di 100 unità in media all'anno. Il Comune di Bologna, quando noi ci siamo insediati, aveva 4.900 dipendenti, adesso ne ha meno di 4.200. Cioè, quindi continua a calare la spesa di personale, quindi sono più di 100 all'anno. Calano le spese ovviamente monetarie, calando le persone. Questo, guardate bene, non è che non si senta, si sente perché tutti coloro che sono rimasti fanno lo stesso lavoro che facevano prima, anzi ne fanno anche di più, quindi c'è un carico proprio di responsabilità e un carico di lavoro che è aumentato moltissimo in questi anni, proprio perché eroghiamo gli stessi servizi, facciamo le stesse cose, anzi le facciamo anche di più in alcuni casi, con meno risorse umane e meno risorse finanziarie. Un'altra spesa che si è ridotta molto è la spesa per interessi e per il rimborso del debito. Il Comune di Bologna è un comune poco indebitato, anche questo è un'eredità che, devo dire, che deriva da una politica virtuosa che il Comune ha sempre fatto, per cui il debito è passato da 307 milioni come picco nel 2008, correggo se sbaglio i dati dalla memoria, a meno di 200 adesso, e continuerà a calare, per cui praticamente nel nostro mandato si dimezza da 260 a 130. Guardate che queste cifre per una città come Bologna vuol dire avere un debito pro capite che è veramente molto basso, soprattutto se lo confrontiamo con città analoghe o di maggiore dimensione, ma se lo confrontiamo con tutti i comuni delle città metropolitane, diciamo, sono cifre veramente molto molto basse. Oltre a queste 2 riduzioni di spesa, personale e rimborso del debito, perché ovviamente se si riduce il debito si riduce anche il rimborso del debito, gli interessi e la quota capitale,
Ci sono poi una serie di altre spese su cui abbiamo fatto il più possibile risparmi, a partire da tutte quelle che erano più facilmente tagliabili. Le consulenze nel Comune di Bologna si sono azzerate praticamente. Poi potete andare online e vedere, non so se ci sono anche i dati degli anni d'oro in cui si spendevano un po' di milioni su questo, adesso sono praticamente azzerate. Poi la giunta nostra, devo dire, ha dato da subito insomma un'idea di grande sobrietà, perché ci siamo resi conto subito che avevamo bisogno di recuperare risorse, per cui abbiamo dato subito, che ne so, anche banalmente, però voglio dire, gli assessori si comprano i giornali oppure si leggono la sedia stampa sul computer, e non, mentre prima avevano il giornale con l'abbonamento, sapevano le prime cose che arrivavano, cioè che aveva tagliato, e quindi abbiamo risparmiato sui fitti passivi, cercando di riorganizzare le attività sia dei dipendenti comunali sia degli uffici giudiziari e così via, in modo tale appunto da risparmiare il più possibile. Abbiamo fatto insomma quelle micro spending review in tutti i settori in cui potevamo, e continuiamo a cercare di razionalizzare e di risparmiare il più possibile. Detto ciò, però, i tagli, ripeto, che ci sono stati fatti di risorse sono stati talmente consistenti che anche con la riduzione delle spese non siamo riusciti a chiudere i bilanci, quindi abbiamo dovuto anche fare ricorso, per i motivi che ho detto, a aumenti delle entrate, purtroppo. Vi dicevo prima che il fondo sperimentale di riequilibrio erano circa 149 milioni nel 2011, questi si sono non solo azzerati, ma a partire dallo scorso anno è stato introdotto, tanto per complicarsi ulteriormente la vita, un cosiddetto fondo di solidarietà, in cui i comuni contribuiscono dando una quota della loro IMU, anzi è lo Stato che se la trattiene direttamente alla fonte, e il comune, sulla base di una serie di criteri e parametri che devo dire non sono mai molto chiari, restituisce una quota ai comuni. Per il comune di Bologna l'anno scorso abbiamo dato circa 60 milioni e ne abbiamo ricevuto in cambio 30, il che vuol dire che 30 milioni dell'IMU dei cittadini e delle imprese bolognesi è andato a finanziare un fondo di solidarietà che è distribuito ad altri comuni. Quest'anno il saldo è ancora peggiore, perché ci aspettiamo, anche se ancora le cifre non le abbiamo, ci aspettiamo di avere un saldo negativo che è attorno ai 32 milioni. Quindi siamo passati da 149 milioni a meno 30. Questo è il quadro. Sulle entrate vi dirò dopo, vorrei dirvi anche tante altre cose sul bilancio di quest'anno, perché bilancio di, anche quest'anno siamo in una situazione di grande incertezza, perché ancora non sappiamo né quanto sarà questo fondo di solidarietà, e poi anche quest'anno ci ha cambiato ancora le carte in tavola, perché c'è la IUC, quindi ci tolgono degli altri soldi, ci danno delle nuove fonti e così via. Nel passaggio per esempio dall'IMU prima abitazione alla CASI, il comune di Bologna ci perde 17 milioni. Lo Stato si è impegnato a risarcire con dei trasferimenti i comuni che in questo passaggio ci perdono, mettendo a disposizione 625 milioni a livello nazionale, però ancora non si è detto come li ripartirà. Questo è uno dei motivi di maggiore incertezza che riguarda il bilancio di quest'anno, per cui bilancio di quest'anno, anche quest'anno diciamo siamo in esercizio provvisorio, molte città, molti comuni, soprattutto di medie e grandi dimensioni, che sono quelli che hanno maggiore sofferenza, non hanno ancora presentato i bilanci, e ci sono questi elementi di grande incertezza sulle entrate che potranno derivare da questi 625 milioni. A questo si aggiungono tutta una serie di altri fattori, ve ne cito solo due, di grande incertezza e di grande sofferenza. Ve ne cito solo due perché sono esempi di tagli occulti che si vanno a sommare a quelli palesi che ci sono stati fatti fino adesso. Faccio solo un esempio, non so quanti di voi sanno che il comune si deve occupare anche di far funzionare gli uffici giudiziari, tribunale, corte d'appello, procura e così via, hanno le utenze, gli affitti, la guardiania, compreso la guardia giurata che è fuori, pagata dal comune di Bologna.
Questa, la giustizia, è una funzione ovviamente fondamentale per la democrazia, per la tutela della legalità, anzi, se la giustizia funzionasse da noi, credo che davvero il PIL aumenterebbe almeno di un punto percentuale. Nonostante l'importanza di questa funzione, lo Stato, che dovrebbe rimborsare i comuni per le spese che i comuni anticipano, perché la giustizia è una funzione statale, non ci sta rimborsando. Ci rimborsava mediamente il 70%, l'anno scorso noi avevamo iscritto 8 milioni in bilancio come attesa di rimborso dallo Stato, non ci è arrivato nulla. Quindi quest'anno abbiamo potuto iscrivere, sulla base di informazioni, ma ancora anche queste molto incerte e parziali, abbiamo potuto iscrivere 3 milioni e 8 soltanto, quindi un altro buco di 4 milioni e 2, che ci ha creato in maniera occulta lo Stato. Faccio un altro esempio rapido, poi dopo mi avvio a tacere. Sapete tutti che l'anno scorso il governo ha dato uno sconto per le multe del 30% se uno paga entro 5 giorni. Ovviamente chi ha proposto questo, chi ha approvato a Roma questo, si è fatto, cioè, ha acquisito molti consensi, perché è chiaro che i cittadini sono molto contenti se qualcuno gli dice: beh, se tu paghi per 5 giorni ti faccio lo sconto, senza peraltro prevedere incrementi di sanzioni per chi invece non paga. Il risultato è che non c'è stato un aumento nel tasso di adempimento, non c'è stato un aumento di chi va a versare, però tutti i cittadini, in particolare quelli bolognesi che sanno bene le norme, quindi sono tutti bravi e virtuosi, sono andati tutti a pagare entro 5 giorni. Beh, più o meno questa cosa, questo regalo che è stato fatto dallo Stato a spese nostre, ci costa circa 7-8 milioni, che è un altro taglio appunto di risorse che ci viene fatto. Sarebbero tante altre cose da dire, ripeto, rispetto al bilancio di quest'anno, ci torniamo semmai dopo. Io quello che volevo adesso dirvi sono soltanto due cose. Uno, che nel sito del Comune trovate la mia relazione al bilancio, trovate tutti i documenti che sono stati finora presentati e che man mano verranno arricchiti da ulteriori documenti. Perché un'altra delle complicazioni che in questi anni abbiamo avuto, soprattutto noi come enti sperimentatori, è che cambiano anche tutti i documenti che devi preparare per il bilancio, quindi ogni anno bisogna rifare tutto da capo. Quest'anno in particolare abbiamo un cosiddetto documento unico di programmazione che è composto da ben 10 volumi, questo per darvi l'idea della quantità di lavoro, poi sempre appunto diverso e così via. Allora, trovate tutto sul sito, io credo che da lì si possono capire molte più cose di quanto ovviamente adesso vi possa dire, con riferimento al bilancio di quest'anno e al pluriennale 2014-2016. Io volevo più darvi alcuni elementi così flash di quello che un po' è successo in questi anni, però siccome voglio anche vedere molto positivo, perché noi vediamo positivo, allora, il bilancio, vi dicevo all'inizio, che è uno strumento fondamentale, deve esserlo sia di programmazione che anche di rendicontazione. Voi sapete che oltre al preventivo c'è il rendiconto e così via. Quindi è proprio la sintesi di quelle che sono le politiche che l'amministrazione intende fare, il bilancio di previsione pluriennale e il rendiconto di quello che ha fatto. Però i bilanci sono spesso anche un po' complessi dal punto di vista contabile, un po' ostici, poco. Diciamo non è immediato capire quali sono le politiche dietro quelle voci. Allora, grazie ad un lavoro intensissimo che è stato fatto dal Dipartimento Programmazione, nel 2012 abbiamo portato a termine un progetto di ciclo del bilancio e gestione della performance che riclassifica tutto il bilancio in maniera in cui adesso vi dirà il dottor Bovini. E credo che questo sia lo strumento, la strada giusta per poter sia essere più trasparenti nei confronti dei cittadini rispetto a ciò che l'amministrazione intende fare, se parliamo di preventivo, e ha fatto, se parliamo di consuntivo. E è anche un modo con cui riusciamo non solo a programmare meglio, anche individuando precise responsabilità politiche e amministrative, ma anche a rendicontare, auspicabilmente anche poi rispetto ai tempi di realizzazione delle cose, perché i tempi sono molto importanti e purtroppo uno dei problemi della pubblica amministrazione è, anche per la difficoltà normativa e tutta una serie di altre cose, la difficoltà di realizzazione in tempi rapidi dei propri progetti. L'ambizione che abbiamo con questa riclassificazione, diciamo, del bilancio, che ha l'obiettivo, ripeto, di spostare l'enfasi dagli input, cioè dalle risorse che sono iscritte in bilancio, cioè quanti soldi abbiamo, all'output, o meglio ancora all'outcome, che è il risultato finale.
Quindi non ci interessa tanto mettere l'enfasi su quante risorse abbiamo, quanto su, ma piuttosto su come le abbiamo spese e sui risultati che abbiamo ottenuti. Quindi l'output in termini di spese poi effettivamente fatte per servizi, ma l'outcome che è ancora di più, perché vuol dire avere realizzato una politica, quindi va anche a vedere l'efficacia delle politiche. L'ambizione poi ancora maggiore è quella di restituire questo ai cittadini, cercando di collegarlo con degli indicatori di benessere nell'ambito di un progetto che si chiama Progetto Urbes e che abbiamo declinato su proposta peraltro del Comune di Bologna, assieme poi al Laboratorio Urbano, che è un bellissimo progetto in cui abbiamo declinato il progetto Istat sugli indicatori di benessere ecosostenibile a livello locale. Queste cose ve le spiega molto meglio Gigi di quanto abbia fatto io adesso in sintesi, però è un aspetto molto importante che credo valga la pena di essere sottolineato. No, molto brevemente, anche perché Silvia ha già ricordato perfettamente il tema, quindi io mi limito a darvi alcuni dati di contesto per farvi capire come il bilancio non sia affatto uno strumento contabile come può apparire, ma uno strumento, se viene usato correttamente, di governo delle comunità e soprattutto anche un grande strumento per capire le dinamiche della comunità. Adesso cerco di tradurre queste affermazioni velocemente in alcuni esempi. No, intanto partiamo da un dato. Come ha già detto Silvia, il bilancio del Comune di Bologna in parte corrente, se escludiamo le risorse che dedichiamo a rimborsare le quote capitale, è 500 milioni di euro. No? È un numero tondo, suona che non è importante, è vero, perché è 5,40 che rimborsa le quote capitale. Bologna è una città da un punto di vista anagrafico formale di 385.000 abitanti, di cui 56.000 stranieri, i 330.000 italiani, 100.000 sono anziani, i 55.000 stranieri invece sono molto più giovani e sono arrivati a Bologna in larga parte recentemente, però il dato vero, quello quotidiano, è che Bologna è una città di 500.000 persone giornaliere, no? Nel senso che ogni giorno, un po', per fortuna, qualche decina di migliaia di studenti universitari formalmente fuori sede, non iscritti in all'AIRE perché vivono a Bologna stabilmente, soprattutto un grande flusso eventuale di gente che viene a Bologna quotidianamente per studiare, lavorare, anche divertirsi, fare acquisti, quindi Bologna è una città reale di 500.000 abitanti. Noi ogni anno abbiamo 500 milioni per soddisfare tutte le esigenze a cui il Comune deve far fronte di 500.000 abitanti, quindi 1.000 euro a testa. E abbiamo due problemi. Uno, come prendiamo questi 1.000 euro? E negli ultimi anni sempre più li abbiamo dovuti prendere a Bologna, perché la quota di risorse che ci veniva restituita dallo Stato, come ha già spiegato la vice sindaco, è scomparsa, anzi siamo... Adesso siamo noi che diamo soldi allo Stato attraverso il Fondo di Coesione Nazionale, e dopo su questo immagino che il suo Carinci vi guiderà nello stupendo labirinto della tassazione locale. Se volete evitare di dare l'età all'Alzheimer, studiate la finanza locale, perché il Sudoku purtroppo è stupendo, è da divertirsi. Cioè, è già le sigle che gli ha illustrato Silvia da dire lunga sul caos normativo. No? Una volta che si è acquisita questa massa imponente di risorse, perché 500 milioni ogni anno sono molti, e anche con enormi problemi di equilibrio e di equità, su cui non entro, ma sono veramente affascinanti, l'altro problema su cui ci dovete giudicare è se noi spendiamo bene questi 500 milioni, cioè se siamo capaci di fare fronte in modo efficiente e efficace con quella somma che è notevole tutte le esigenze di una città che comunque è la settima città italiana ed è anche su scala europea comunque una città di rango demografico, apparentemente molto clamoroso, ma intermedio, no? Benissimo, allora, detto questo, questa è la sfida che abbiamo ogni anno. L'altro aspetto affascinante del bilancio è che è estremamente permeabile alle dinamiche demografiche, sociali ed economiche, non è un mondo a sé stante, no? E questo è il fascino del bilancio, cioè uno dei motivi per cui mi sono autosospetto, per lo confesso, circa 30 anni a fare i bilanci, io venivo da un'altra tradizione di formazione, assolutamente contabile, però in qualche modo
siccome sapevo fare i conti, e però devo dire che ho imparato moltissime cose, anche ci sono chiusura di carriera, ringrazio l'amministrazione per avermi dato questa possibilità, perché al di là delle durezze è un mondo affascinante. Voi pensate a alcune dinamiche. Nascono bambini, Polonia ha avuto una crisi di natalità enorme negli anni 70, ma poi dopo le nascite sono tornate a crescere. È un fatto positivo, no? Anzi, Polonia aveva molto bisogno di questa ripresa di natalità per non diventare un grande ospizio diffuso. Per noi però ogni bambino in più che nasce si produce immediatamente con un gap temporale minimo in una richiesta di maggiori posti di nidi d'infanzia e di scuole dell'infanzia. Noi ogni mattina abbiamo 11-12 mila bambini che bussano alla porta del comune, oltre 3 mila nel sistema dei nidi e quasi 9 mila nel sistema delle scuole d'infanzia, a cui dobbiamo dare una risposta. E Bologna è abituata ad avere una risposta, abbiamo il più alto tasso di copertura del servizio di nidi d'infanzia, siamo oltre 3 volte la media nazionale, ed è un impegno enorme per l'amministrazione, e abbiamo un sistema di scuole d'infanzia che sostanzialmente non lascia a casa nessuno, tolto casi proprio marginali di qualcuno che vuole scuola sotto casa, che adesso qua siamo veramente all'eccezione, quindi il 100% dei bambini bolognesi in età da fare 5 anni frequenta la scuola d'infanzia. Questo grazie ha un impegno diretto del comune quasi unico in Italia che gestisce oltre 200 sezioni di scuole dell'infanzia con quasi 6.000 bambini iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali. Siamo l'unico comune che è rimasto a fare questo, che è bellissimo dal punto di vista sostanziale, perché deve fare un bilancio nella tragedia, perché sono circa 40 milioni di euro all'anno che noi dobbiamo trovare, gli altri comuni non devono trovare, perché quel servizio è garantito dallo Stato. Bene. E questo è un esempio, quindi la demografia influenza potentemente il bilancio. A Bologna la vita media, faccio questo esempio della formazione del demografo, si è allungata molto negli ultimi 25 anni, forse non lo sapete, ma negli ultimi 25 anni mediamente un uomo oggi vive 5 anni in più rispetto al 1980, che è un dato clamoroso, e le donne 4 anni in più. In termini assoluti le donne vivono mediamente fino a 85 anni, a Bologna gli uomini fino a 80 anni. È un dato stupendo che ci pone all'avanguardia delle classifiche mondiali, ma peccato che statisticamente quando la popolazione diventa molto anziana, sopra gli 80 anni, purtroppo non sempre tutti questi anni di vita sono in buona salute, c'è una condizione di autosufficienza parziale o totale e noi dobbiamo intervenire con servizi per gli anziani che vanno dall'assistenza domiciliare ai centri di urgenza, alle strutture residenziali, e mano a mano che l'intervento diventa più pesante e anche più doloroso in termini sociali, i costi crescono, perché sono tutti servizi, come nidi di scuola infanzia, per fortuna ad alta intensità di personale, no? Quindi noi ad esempio ogni mattina, mi va a vedere questi 12.000 bambini che bussano alla porta, abbiamo un esercito di educatrici, di collaboratrici nei nidi di scuola infanzia di 1.500-1.600 persone, quindi è la più grande fabbrica di servizi contemporanei di Bologna concentrati. Bene. Allora, questi esempi sulla demografia sono chiarissimi e sono imponenti, perché ad esempio se voi guardate il dato degli anziani con oltre 80 anni a Bologna in provincia è più che raddoppiato negli ultimi 20 anni, questo ha dei costi non solo sanitari ma sociali e non. Facciamo un altro esempio più neutro, l'edilizia. Il comune si finanzia, oltre che qui c'è un po' un conflitto di interessi che a volte sono, è un po' delicato, non nella realtà del comune di Bologna, ma altri comuni della provincia, questa proposta di amministratore di fronte a scelte non facili, però Bologna è un tessuto più consolidato. Comunque il comune incassa, quando chiedete una licenza, costruite una nuova abitazione, un nuovo capannone, ho fatto una strutturazione impegnativa, degli oneri di urbanizzazione, quei soldi ovviamente vengono immediatamente rimessi in circolo, finanziano la manutenzione ordinaria e straordinaria della città. Noi, Bologna non è mai stata una città come negli ultimi anni, parlo del periodo storico recente, molto popolare, una costruzione imponente, una città con un grande sviluppo edilizio, anche perché abbiamo un territorio comunale che si è elevato i colli, per fortuna sacri, dal punto di vista edilizio non permette espansioni, no? Però incassavamo a metà degli anni, insomma, primo 10 anni fa, circa 20 milioni di euro all'anno di oneri di urbanizzazione, no? Adesso con la crisi terribile dell'edilizia di questi ultimi anni, l'anno scorso a Bologna sono state avviate abitazioni, credo, non so, 100 abitazioni che le fa un comune a volte come
sono Bergato, Marzabotta, che noi siamo veramente su una scala drammatica di crisi dell'edilizia, e noi adesso pensiamo 5 milioni di euro di urbanizzazione all'anno, sono spariti 15 milioni, quindi non è che il bilancio sia insensibile alla crisi economica. Abbiamo visto calare in modo drastico il gettito delle imposte di pubblicità, perché noi siamo in una fase recessiva, forse anche sbagliando, le imprese tagliano i costi della pubblicità. Adesso faccio un esempio invece un po' più umoristico: la dedicata terribile del 2012, cioè il sindaco, tutti quelli che avevamo chiuso il bilancio e l'abbiamo dovuto riaprire, esatto, in piena dedicata, perché ci è costata 10 milioni di euro, 8 milioni per levare tutta quella neve dalle strade, poi c'era anche un atteggiamento cinico, lasciate da sciogliere, però era veramente troppa. E poi, un milione dopo per rifare le strade, perché ovviamente le scuole, e dato un po' più comico, un milione di multe in meno, perché la gente in quei giorni non girava in macchina e non prendeva le multe. Allora adesso vi devo dire una cosa, il bilancio del Comune di Bologna si regge anche sui vizi dei bolognesi, no? Per darvi un'immagine un po' più complessa dell'umanità, perché se tutti voi, è un invito in questo senso, la smettete di prendere delle multe, ovviamente senza mandarli a pericolose, a noi vengono a mancare improvvisamente 44 milioni di euro, che noi virtuosamente trasformiamo in nidi, scuole dell'infanzia. Lo so, è un aspetto che non bisognerebbe dire, ma i bilanci sono fatti anche, si reggono anche, come dire, su alcuni. Però ci sono dei vincoli di destinazione, sì, sulle multe, certo, ci sono vincoli che noi destiniamo alla gestione delle strade, della segnaletica, all'illuminazione pubblica, però sono 44 milioni di euro che vengono trasformati da un vizio privato in una pubblica gestione. Bene, allora detto questo, chiudo. Come avete capito, se vi piacciono gli sport estremi, fate l'assessore di bilancio. Questo è ormai nostro, io voglio ringraziare veramente, abbiamo ormai imparato lo sport, oltre che di conseguire l'amicizia della vice sindaco, perché fare l'assessore di bilancio oggi in comune a Bologna è veramente una missione. Questo, per poi come lo farei, con impegno lo farei, è assolutamente dovuto questo ringraziamento. Allora, lei vi ha spiegato questa fase molto interessante anche con l'impegnativo che stiamo attraversando. Siamo tra i pionieri di questa sperimentazione contabile, ci siamo andati nella piscina. È un impegno molto consistente, ma che io giudico positivo, perché i nuovi principi contabili, se applicati rigorosamente, eviteranno futuri fallimenti dei comuni, perché non c'è niente di peggio che sovrastimare delle entrate che poi non arriveranno. Noi per fortuna non lo abbiamo mai fatto, altri comuni purtroppo sì. E quindi siamo passati in termini attraverso le calendari straordinarie dei residui, e credo che anche la struttura dei documenti di programmazione stia migliorando, ma questo lo giudicherete voi. Lo potete giudicare in tempo reale, e chiudo, perché se andate su Iperbole, abbiamo fatto un sito con molti limiti perché non siamo, come dire, comunicatori protetti, e dobbiamo fare anche molte cose, quotidiano, quindi andiamo sicuramente lì, però insomma, credo che sia un ragionevole compromesso. C'è un sito che si chiama Bilancio Accessibile e Trasparente dentro i Pergole. In questo momento vedete come si sta creando, proprio un cantiere aperto, il documento unico di programmazione del Comune di Bologna, no? È il primo anno che lo facciamo in quella forma, abbiamo sempre fatto i documenti di programmazione prima, quindi se volete vedere, diciamo, l'ultima versione della normativa, credo che sia un esempio molto interessante. In questo momento non ci sono ancora tutti i documenti, perché li stiamo proprio diffondendo progressivamente, anche la fine del 10. Santo, comunque ci sono già molte cose interessanti. Allora, trovate oggi la relazione che la vice sindaco ha fatto in consiglio comunale il 31 marzo, perché noi siamo stati costretti ad aprire la sezione di bilancio il 31 marzo, perché la scadenza, oggi che siamo l'8 aprile, è ancora formalmente il 30 aprile, ma tutti sanno che è una scadenza falsa, perché è impossibile fare i bilanci per le regioni. Verrà collocata sicuramente al 31 luglio, ma ce lo diranno il 28 aprile, quindi noi nel frattempo dobbiamo far finta che sia il 30 aprile, quindi abbiamo dovuto convocare il consiglio comunale, perché altrimenti eravamo già inadempienti, commettevamo 7 delitti. Quindi la vice sindaco ha fatto la relazione al consiglio comunale. Trovate già un documento importante allo sviluppo, vi illustro in 2 minuti di articolazione. Ha una sezione strategica prevista dalla norma, che da noi si articolerà in 3 volumi. Il primo volume, che è quello un po' di ricognizione dell'ambiente, come cambia Bologna dal punto di vista demografico, sociale, economico, lo trovate già online, aggiornato con i dati
recenti, e a breve usciranno i due volumi più impegnativi da un punto di vista politico, i due che sono gli indirizzi generali del triennio 2014-2016, che è anche il triennio in cui si chiude il mandato, quindi è un anno importantissimo di programmazione triennale perché arriva fino alla fine del mandato, e poi ci sarà un volume 3 molto complesso e anche molto denso, dove il Comune di Bologna tenta di formulare gli indirizzi che governano il sistema delle società controllate e collegate, no? Perché voi vedete giustamente il Comune di Bologna, ma forse sapete che il Comune di Bologna ha un ruolo importante, in alcuni casi anche di maggioranza, in un sistema di società per cui era, la nostra partecipazione si è diluita, ma siamo ancora il maggior azionista, la società di trasporto pubblico locale, terra, e poi abbiamo Interporto, Aeroporto, Fiera, quindi insomma c'è tutto un sistema, una galassia, su cui il vice sindaco sta lavorando molto, se vuole raccontare, con questi tre volumi si esaudisce la sezione strategica del DUP, entro la fine di aprile li vedrete tutti. Poi c'è una seconda sezione che è operativa, che ha due parti. Nella parte prima troverete per la prima volta in un modo così compiuto e dettagliato il bilancio quadriennale, nella tradizione italiana dei bilanci anche i comuni, dire lo scrivo virtuoso come il nostro, il bilancio vero da quella normale, no? Il quadriennale è sempre un bilancio così un po' retorico di accompagnamento. Adesso invece abbiamo dato, sia nel modo in cui l'abbiamo costruito, sia nel modo in cui lo presentiamo, al bilancio triennale la valenza, questo lo giudico un fatto importantissimo, pure in un quadro caotico che cambia tutti gli anni. Lo troverete, oggi la giunta lo ha approvato, lo stiamo caricando in queste ore, domani lo vedrete, per il momento sono le tabelle e poi lo accompagneremo con dei commenti. C'è già il bilancio annuale per il 2014, che è un valore di battaglia classico, con tutti i commenti. C'è un documento di indirizzi della giunta verso i quartieri per la pianificazione dei quartieri, perché noi a Bologna non ci facciamo mancare niente come complicazione, sostanziali, abbiamo anche questo modello di recentemente, per cui una quota significativa delle risorse sono spese dai quartieri, che la giunta ovviamente formula degli indirizzi. E poi ci sarà un ultimo volume molto impegnativo, perché su questo dovete avere un po' di pazienza, guardare i documenti, adesso ci metto troppo a raccontare, comunque in sostanza il sindaco ha dato 5 linee programmatiche di mandato, no? Noi abbiamo classificato tutto intervento del comune in 138 servizi, cioè tutte le attività che tutte le mattine facciamo, quelle quotidiane, sotto queste 5 linee programmatiche di mandato, e poi abbiamo individuato 92 progetti, sempre sotto le 5 linee, che sono le attività invece programmatiche, diciamo innovative. Ecco, se voi avete la pazienza di guardare questi documenti anche ex post, cioè abbiamo già rendicontato tutto il mandato, avete un quadro delle responsabilità quotidiane che il comune di Bologna deve affrontare, usando anche come strumento ovviamente principale quello del bilancio, perché senza questi 500 milioni di euro non farebbe niente. Poi, chiudo veramente, la parte 2 della sezione operativa del DUP, c'è il piano degli investimenti 2014-2016 che governa la pianificazione dei lavori pubblici triennale, no? Quindi la parte di spesa in conto capitale, perché noi non apriamo solo i servizi, prima di aprire il servizio, un nido, dobbiamo anche costruire il nido, prima di aprire la scuola d'infanzia, dobbiamo costruire la scuola d'infanzia, quindi abbiamo dobbiamo costruire delle strade nuove prima di mantenere e aprire dei nuovi parchi, quindi c'è una sezione che si chiama il conto capitale. Poi c'è un documento che ancora non trovate perché la giunta lo troverà la prossima settimana, che è la programmazione triennale del personale, quindi un po' tutta la dinamica del personale, e poi invece un documento che domani viene pubblicato, che è stato approvato questa mattina dalla giunta, che è il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, dove la giunta propone al Consiglio, perché poi tutti questi documenti di programma della giunta non vengono approvati dal Consiglio, che è il domus del bilancio, illustra tutti i beni. Ecco, allora, se avete la pazienza di guardare il sito, e se siete, non sareste qui, interessati a questa nuova versione del documento di governazione, credo che l'esempio che il Comune di Bologna sta cercando di dare sia un esempio serio. Cioè, abbiamo preso la normativa così, poi, no, stiamo cercando di interpretare nei suoi dati positivi. Se volete invece sapere, e questo dice tutto quello che il Comune di Bologna farà nei prossimi anni, se volete sapere quello che è stato fatto negli anni e mezzo, il sindaco e la giunta hanno impegnato, si sono impegnati in una relazione di metà mandato che è pubblicamente disponibile da febbraio, molto articolata, credo anche molto onesta, tutti i numeri che ci sono, ecco, se trovate qualche numero che voi giudicate falso, che il responsabile non sono io, che non prendete la con me, ma vi assicuro su questo che cerchiamo di avere una deontologia vera, qualche errore sicuramente lo facciamo, però non c'è nessuna manipolazione, quindi se vedete qualcosa che non vi convince,
cercatemi perché il responsabile di quelli che sono io, se sono sbagliati. La logica anche lì è 5 linee programmatiche di mandato, servizi, progetti, no? Quindi crediamo, con questo chiudo veramente, scusa, danno un po' troppo lungo, di aver dato a tutti voi, anche al cittadino consapevole, degli strumenti per giudicare l'amministrazione sia su quello che ha già fatto, che io considero sempre i dati più importanti, anche per i consultibili e preventivi, contrariamente alla moda italiana, però perché questa cosa certo. Stiamo commentando anche per i consultibili, mi piace. Certo, ma e poi su quelli che sono gli impegni. Se avete la pazienza di fare questo, avete un'immagine di come un comune serio sta affrontando questo passaggio d'epoca sostanziale. Abbiamo preso 180 milioni di risorse in 3 anni, cataclisma, e anche formale, perché questa sfida di nuovi principi di programmazione, se viene presa sul serio, è una rivoluzione. Noi stiamo cercando di prenderla sul serio, e se tutti i comuni lo faranno, probabilmente anche sotto questo aspetto l'Italia diventerà un po' migliore. Scusate. Adesso le carte. No, sono rimasto affascinato da questa presentazione, perché effettivamente ho sempre pensato che il Comune di Bologna è un comune virtuoso, ma per tradizione è sempre stato un po' un fioraschiello il fatto di essere a Bologna, di vivere a Bologna. Insomma, io giro molto e, come è sempre stato detto, beh, Bologna è una realtà sicuramente speciale. Devo dire che oggi ho avuto una prospettiva diversa che ha confermato quella visione, quindi sono veramente molto visibilmente sorpreso di questa cosa. La preoccupazione è che sì, certo, anche Bologna appunto è virtuoso, il fatto che sia virtuoso vuol dire che in verità non fa media, ma è tanto 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 lontano dalla media, perché purtroppo la media dei comuni in Italia non è Bologna, ma 2000 e passo comuni con dimensioni che vanno da 50-25 abitanti fino a comuni di Milano piuttosto che comuni di Roma, verso la capitale, che evidentemente sono difficilmente omogenei, cioè è difficile creare un modello unitario per tutti questi comuni. Proprio anche un po' la particolarità del nostro paese di avere questa realtà in comune che vengono considerati tutti pari grado, ma pari grado non sono. È innegabile che una realtà come Bologna, che ha delle, certo, gestisce un patrimonio, un bilancio di 500 milioni, messa poi sullo stesso tavolo di un comunello che magari ha 25 abitanti, e non posso immaginare che il bilancio sarà 50 mila euro. E ecco, in questo quadro loro giustamente hanno parlato del bilancio. Il bilancio è il momento in qualche modo di gestione delle risorse, ed è stato cioè del momento in cui le risorse vanno idealmente destinate, cioè dove le indirizziamo. La premessa che loro hanno evocato, ma ovviamente hanno soltanto accennato senza svolgere, immaginando che io possa mettere in campo competenze su punti particolari, è queste risorse da dove vengono. E allora, le risorse dei comuni in generale sono tradizionalmente di due tipi: ci sono le entrate patrimoniali e le entrate tipo tributarie. Io mi occuperò segnatamente delle cosiddette entrate tributarie, che sono il mio campo di interesse. Allora, per entrate tributarie in generale parliamo di tributi, ossia poi probabilmente le cosiddette imposte e le cosiddette tasse. Allora, su questo tema in specifico, è stato già evocato, si è registrato nel nostro paese un'evoluzione che in realtà sembra più una contorsione negli ultimi anni, nel senso che noi siamo partiti negli anni 90 con le prime idee del cosiddetto federalismo, all'epoca si parla di decentramento amministrativo prima e poi dopo col tema del decentramento anche fiscale. Nasce l'ICI negli anni 90, che è l'imposta comunale sugli immobili, e un primo esempio, in realtà noi avevamo già una tradizione di fiscalità locale, in effetti un certo spessore locale contrapposto a quella regionale, però l'ICI negli anni 90 rappresenta certamente un modello in qualche modo virtuoso di fiscalità locale. Che cosa significava? Cosa voleva rappresentare? Voleva sostanzialmente rappresentare un modello in cui si dava ai comuni
il potere e la responsabilità di utilizzare la leva fiscale nella duplice accezione, cioè la leva fiscale intesa come strumento di reperimento delle risorse e quindi diciamo nella funzione originaria di reperimento dalla collettività dei soldi che servono all'ente locale per operare, ma anche come strumento di politica fiscale, mediante la possibilità di modulare il carico dell'ICI diversamente per promuovere o meno certe scelte, certe soluzioni, e quindi avvantaggiare certe categorie piuttosto che altre categorie, le cosiddette scelte politiche. Questo era consentito dall'ICI perché effettivamente, pur essendo un'imposta pensata dallo Stato, con la legge dello Stato, lasciava dei margini ai comuni per operare, per fare delle scelte in autonomia. Questo era il modello virtuoso, in qualche modo, che era stato pensato. Ed era, cito una battuta da un film di Spider-Man, era il potere e la responsabilità, sostanzialmente. Cioè di dire ai comuni, guardate, voi avete il potere di muovervi, però poi la responsabilità delle scelte che andate a fare. Responsabilità nei confronti di chi? Ovviamente nei confronti degli elettori, che vi potranno valutare, giudicare, sulla base di come voi esercitate questo potere. Un discorso tutti questi molto belli, che poi danno poi l'abbrevio a quello che sarà l'evoluzione di questo tema, che sarà il grande tema del federalismo fiscale, che è stato il mantra che ci ha in qualche modo caratterizzato tutti gli anni 2000, culminato poi nella legge 42 del 2009, che è stata la legge, appunto, la grande delega sul federalismo fiscale. Che cosa voleva il federalismo fiscale? Ce la siamo raccontati in tutte le salse possibili immaginabili. Il tema era questo: potere e responsabilità. Il fallimento, si diceva, dello Stato centrale, dell'accentramento tutto in capo a Roma, nella visione leghista Roma-Radona, no, bisogna assolutamente lasciare le risorse sul territorio, lasciare le risorse agli enti locali, appunto ai livelli più decentrati dell'apparato, e quindi segnatamente i comuni, che sono più a contatto con i cittadini, con le esigenze dei cittadini, e sono quelli che sono peraltro più controllabili dei cittadini. Più potere lasciamo ai comuni, che sono più prossimi ai cittadini, più questo potere può essere controllato dai cittadini, piuttosto che la decisione che parta da Roma, che parta direttamente dal singolo comune, in modo che i cittadini possano in qualche modo giudicare e poi, nel caso, votare, mediante il voto, esprimere un apprezzamento a come è stata gestita la risorsa. Le sorti del federalismo fiscale sono sotto gli occhi di tutti, perché quella che doveva essere un'evoluzione è diventata una contorsione, perché alla fine abbiamo assistito a un vero e proprio fallimento del modello. Un fallimento che è stato poi rappresentato egregiamente chi ha preceduto, perché siamo arrivati a una situazione in qualche modo paradossale in cui si è lasciato non tanto il potere quanto la responsabilità degli enti locali, cioè si è fatto un modello alla fine ibrido dove il potere decisionale è stato riportato completamente al centro, e l'esempio dell'IMU prima casa, piuttosto che adesso l'esempio della IUP, piuttosto che della TASI, TASC, in cui la disciplina ancora c'è parzialmente oscura, perché sono ancora lì che se la maneggiano, però considerando che essere imposte locali dovrebbero essere leggera. Il concetto dell'imposta locale è che l'intelaiatura della legge statale dovrebbe essere leggera, dovrebbe essere soltanto dare le direttive fondamentali all'interno della quale poi i locali si possono muovere con la loro autonomia. Questo era il modello originario dell'IMU, ma che è stato completamente abbandonato. Adesso il modello di imposta locale è un modello sclerotizzato, dove i margini di manovra lasciati agli enti locali sono molto blandi, il movimento soltanto sulle aliquote è pochissimo alto, per cui è una struttura sclerotizzata, perché è pensata dall'alto, calata sui comuni, che se la vedono clienti imposta, quindi il potere è praticamente nulla, però resta la responsabilità. La responsabilità data da che cosa? Dal fatto che poi, e questo era anche questo è il discorso originario, ti do il potere, ti do la responsabilità, ma allo stesso tempo ti tolgo parte delle risorse, perché ovviamente dovete essere voi responsabili, e quindi qui c'era stato il superamento del modello classico del finanziamento delle realtà decentrate, che ho chiamato con una metafora idraulica
del modello cosiddetto a fonte, per cui l'acqua veniva pompata dal centro e poi doveva arrivare in realtà al locale, bastava che fosse un rubinetto e ne surgava l'acqua. Il federalismo fiscale superava questo modello perché in verità costringeva le realtà locali ad andarsi a scavare, con un modello a pozzo, a scavarsi l'acqua. Questa era l'idea, quindi il potere della responsabilità significava, guardate, gli enti locali, andate voi a trovarvi l'acqua con cui vi alimentate. Dal centro chiudiamo i rubinetti, però chiudiamo il potere. Il modello che si è venuto però alla fine a realizzare qual è? È che dal centro hanno chiuso i rubinetti. Il potere è stato dato nel senso di un potere impositivo, ma su modelli completamente schematizzati, detto giustamente Silvia. Alla fine siamo stati costretti ad aumentare le aliquote delle imposte perché hanno chiuso i rubinetti. Il problema di chiudere i rubinetti era originariamente coerente col modello. Il problema che, giustamente diceva Silvia, che non è stato fatto, è che quel modello era stato pensato a chiudere i rubinetti per evitare il trasferimento ai comuni, perché dovevano pensarci da soli, però allo stesso tempo è ovvio che lo Stato doveva smettere di pompare acqua dalle fonti, perché poi l'acqua è sempre quella. Non è che se moltiplichiamo i buchi nel terreno aumenta l'acqua prelevabile, l'acqua è sempre quella, e poi se c'è sempre la pompa dello Stato che se la succhia, non è che i comuni poi più di tanto se la possono inventare. E dove è stato l'effetto perverso? L'effetto perverso è che il cittadino, che poi alla fine è quello che mette l'acqua, si vedeva prima pompato dallo Stato, poi si è aggiunto agli comuni e ha detto ma allora questi comuni sono questi che mi spogliano i soldi. E infatti, tra i vari quotidiani economici, sono sempre a rappresentare il balzo della pressione fiscale locale, è aumentata del 130%, cioè, con delle pagine che sono terrorifiche. Dopodiché, i comuni si trovano in viva difficoltà, che poi ci siano delle responsabilità, non sono delle responsabilità, probabilmente ci sono anche delle responsabilità, perché appunto 8.000 comuni, immagino che ce ne siano più di uno che avrebbe meritato il fallimento, tutto sempre rigorosamente evitato. Quindi una situazione questa effettivamente molto difficile. Veniamo ad oggi, sostanzialmente immaginiamo oggi quali sono gli strumenti a disposizione di un comune sul lato delle entrate tributarie. Allora, gli strumenti effettivamente sono rappresentati in una serie di sigle che hanno una fantasia un po' perversa. È stato rappresentato l'imposta a una trina, IUC, che ha anche di spirituale, perché c'è dentro è una imposta unica comunale, però dentro c'è l'IMU, c'è la TASI, c'è la TARI, che sono per esempio tre imposte diverse, anche se c'è la perversione di colpire di fatto la stessa manifestazione di capacità contributiva. Che cosa significa? Spiego a chi non ha detto i lavori. Le imposte ancora dovrebbero essere pagate da chi in qualche modo manifesta una idoneità a pagarle, cioè non dovrebbero essere pagate da chiunque per il fatto semplicemente di esistere. Cioè, uno paga le imposte perché in qualche modo manifesta una idoneità a pagare le imposte, così è la capacità contributiva, che può essere rappresentata dal reddito, dal patrimonio, dai consumi. Ci sono n fattori, n vicende. Tradizionalmente i modelli impositivi fanno la scelta un po' ingannatoria di dire immaginiamo n capacità, espressioni di capacità contributive, le colpiamo tutte, non ne colpiamo una sola con una super imposta gigante, perché? Perché con una sola si sente tanto, se invece la centelliniamo l'imposta che preleva il singolo è comunque, deve essere comunque 100, però al posto di prendere il 100 in un'unica occasione li riprendiamo in tante diverse occasioni, cioè un effetto un po' ingannatorio dell'imposizione. Beh, anche diverse manifestazioni di capacità contributiva, ma tanto si paga sempre, tanto è sempre il reddito che la paga. Però perché poi alla fine quando paghi l'imposta i soldi sono sempre quelli, è sempre il famoso discorso dell'acqua, è sempre quello. Però io te la prendo una volta perché c'è la casa, te la prendo una volta perché compri le sigarette, te la prendo una volta perché giochi al Superenalotto, te la prendo in tanti momenti diversi. In questo modo tu cittadino ti rendi poco conto di quanto paghi, perché se noi dovessimo pagare una volta all'anno, ci venisse il bollettino, devi pagare quella somma lì,
avremo un tasso di infarti in quella prigione altissimo. Cioè già ad esempio i dipendenti hanno una cosa che i professionisti invidiano, che c'è l'illusione di non pagare tasse perché non le vedono. Ma in realtà le pagano anche pesanti. Il problema è che non le vedono perché hanno così ritenute la fonte, per cui hanno il loro cedolino dove hanno quanto hanno incassato, effettivamente ciò che vedono nel conto corrente in banca, ma non vedono le imposte che pagano. I professionisti invece devono andare a pagarle, quindi hanno proprio questa situazione si pare nel momento in cui quando arriva la liquidazione. C'è sempre questo momento di panico, uno apre, viene l'F24 compilato dal commercialista, ci sono dei momenti un po' di spaesamento, sono i soldi che paga anche il dipendente, però appunto il dipendente non lo vede, non lo fa, quindi c'è questo effetto un po' di ingannatorio. Dopodiché, per quanto riguarda gli enti locali, i presupposti impositivi sono in effetti principalmente legati alla proprietà immobiliare. Nel senso che questa IUC ha come presupposto il possesso dell'immobile, il che è anche giustificato perché effettivamente si dice l'immobile è forse quella capacità, manifestazione di capacità contributiva che è più radicata con l'ente territoriale, perché è localizzato nel territorio del comune, beneficia di tutte quelle esternalità tipiche, o comunque di tutte quelle utilità che comunque sia fanno capo all'opera del comune, le strade, la manutenzione delle strade, piuttosto l'illuminazione, piuttosto anche il tema della giustizia, cioè tutta una serie di fattori che sono di responsabilità del comune, e allora si dice il bene immobile è certamente tra i vari indici di capacità contributiva quello che meglio si adegua alla fiscalità del comune. Sì, fatto sta che qui abbiamo tre imposte che vanno a colpire lo stesso bene, cioè lo stesso capacità costruttiva, anche se con finalità in parte diverse, in modi in parte differenti, però tra l'IMU e la TASI, che è questa tassa su servizi indivisibili, troppa differenza non c'è. No, la TASI è l'IMU travestita, è l'IMU sulla privatizzazione travestita. Esattamente, qui è la perversione massima del... Quando venne eliminata l'IMU sulla prima casa, lì è stato il de profundis del federalismo fiscale. Ma perché? Il discorso della responsabilità del potere si gioca tutto quanto su quel mantra che diamo il potere agli enti locali, del potere fiscale, di imporre tributi, ma perché? Perché ci sono gli elettori che pagando, che ci sono contribuenti dell'ente locale, che quindi dovendo pagare l'ente locale lo responsabilizzano, perché gli dicono: ah, tu amministratore mi hai preso i soldi, voglio vedere come li gestisci, se li gestisci male non ti voto più. Il presupposto è che ci sia una sorta di identità tra elettore e contribuente, perché se il contribuente non è l'elettore, allora evidentemente questo scambio non può funzionare. L'IMU aveva un senso in questa logica fin quando la pagava il proprietario elettore, cioè colui che viveva nella casa che nel comune all'interno per il quale doveva pagare l'IMU. Eliminando l'IMU prima casa si è eliminato questa cosa, questo gioco della responsabilità, perché alla fine l'IMU la pagava soltanto il soggetto non residente, cioè sulla seconda casa tipicamente. Poi ci sono quelli che hanno la seconda casa all'interno dello stesso comune, però idealmente era innanzitutto il soggetto non residente, cioè era l'IMU sulla seconda casa, cioè l'IMU pagata da un soggetto che non poteva votare. O le imprese che non votano. Peggio il discorso delle imprese, cosa che fa far pagare l'IMU, le imprese, e oggi è i capannoni abbandonati delle imprese, che lì sono... Io sono un disastro, cantieri di... persone in difficoltà, perché l'IMU si paga sui capannoni industriali e oggi sono tanti capannoni che sono abbandonati, l'impresa chiude, il capannone è lì, ma non è che se il capannone non lo utilizzi non paghi l'IMU, va pagata l'IMU. Voi figuratevi il proprietario di un capannone industriale abbandonato che devi pagare imposte, e sono imposte dal giorno dell'utilizzo, perché sono grossi volumi, figuratevi voi. Non è l'IMU su un appartamento da 124,
E quindi l'IMU, no, la TASI, ragioniamo bene come la TASI è un IMU travestita, poi la terrei distinta la TARI, che effettivamente ha un'altra logica, sì, no, e ha anche un'altra base disponibile, ancorché sia sempre riferita all'utilizzo dell'immobile. Sì, è sempre parametrata nel senso di certo, certo, però raccontiamo la storia dell'IMU della TASI, sì, perché adesso... Ti interrompo un attimo, no, perché la, cioè, no, anche perché questa è una storia che dal punto di vista proprio politico è interessante. E qui voi state facendo una scelta. Perché è stato, come diceva giustamente prima Andrea, l'IMU, cioè tutti i paesi europei, ma anche extraeuropei, diciamo. La tassazione sugli immobili è la fonte principale di finanziamento degli enti locali, esattamente per quel principio di responsabilità che diceva prima Andrea, e che era venuto meno una volta che è stata abolita l'IMU prima abitazione. Il problema è che ci si è resi conto subito dopo che poi qualcosa bisognava fare, anche perché oggettivamente i proprietari di in prima casa che abitano e sono gli elettori in un comune, come si fanno a farli pagare come costa? Allora hanno coloro che volevano portare avanti politicamente questo, diciamo, slogan della rivoluzione IMU prima abitazione, hanno pensato di sostituire l'IMU sulla prima abitazione con un'imposta sui servizi indivisibili, perché ci sono i servizi divisibili, vabbè, che possono essere i servizi a domanda, come appunto chi va a scuola oppure chi chiede l'assistenza domiciliare, eccetera. Poi ci sono, c'è un servizio particolare che è quello della raccolta dei rifiuti, della pulizia, delle strade, eccetera, che, su cui semmai diciamo qualcosa dopo, che è questo tormentone Tarsuotia, che poi è diventata Tares, che poi è diventata Tari. E poi ci sono i cosiddetti servizi indivisibili, la polizia municipale, l'illuminazione delle strade, insomma una serie di servizi. Io non posso dire li assorbi più tu, li assorbi la domanda, tu lo dovrai, cioè tutti lo usufruiamo, no? Quindi sono i cosiddetti beni pubblici locali, potremmo dire, il cui costo è indivisibile. Allora si dice bene, applichiamo l'imposta sui servizi. Certo, però non si può, non fa pagare un'imposta sui servizi indivisibili a chi abita nel comune, anche se è una casa di proprietà. A questo punto i proprietari di prime case non pagano più l'IMU, però pagano un'imposta sui servizi. Come si può configurare un'imposta sui servizi? Beh, tipicamente, a meno che non si dimostri che lui consuma più servizi di me e lui meno di me o viceversa, l'imposta sui servizi più semplice in un qualche modo è un'imposta capitaria, cioè si chiede di pagare un tot a tutti. Allora ci si è resi conto che questo passaggio dall'IMU alla TASI era molto peggiorativo in termini di equità, cioè creava grossi problemi. Tanto per fare un esempio, una famiglia numerosa avrebbe dovuto pagare, se manca stava in una casa piccola, di proprietà sì, ma piccola, avrebbe dovuto pagare molto di più di prima, perché se un imposta sui servizi, di fatto tutti i componenti del nucleo familiare ne usufruiscono. Per di più, tipicamente un'imposta sui servizi, proprio per il suo presupposto, è un'imposta che non dovrebbe avere detrazioni o altre cose, no? Perché appunto è basata più che su quel principio della capacità contributiva a cui faceva riferimento Andrea prima, e che è peraltro un principio previsto nella nostra Costituzione, l'articolo 53, di fatto invece con un'imposta sui servizi si fa più riferimento al principio del beneficio. Tu mi paghi in funzione del beneficio che ricevi. Ricevi il beneficio di girare per strada che non è buio? Bene, mi paghi per questo. Allora, tipicamente è una forma di tassazione che non ha detrazioni, che è uguale per tutti, quindi che è regressiva, cioè non è equa per niente. A questo punto hanno incominciato a dire, beh, correggiamo la TASI. E intanto la base imponibile non è più riferita ai componenti del nucleo familiare, ma guarda caso è esattamente quella dell'IMU. La TASI ha la stessa base imponibile che ha l'IMU. E già questa è una prima similitudine. Poi si sono resi conto che prima, con l'IMU prima abitazione, c'erano detrazioni, 200 euro a famiglia, più 50 euro addizionali per ogni figlio, eccetera, eccetera.
Con la TASI non c'era senso di queste detrazioni, allora hanno detto, beh, adesso delle persone che prima non pagavano l'IMU prima abitazione, delle persone che abitavano in case con rendite abbastanza basse, che avevano dei figli o che comunque con la detrazione pagavano molto poco o niente, con la TASI si sarebbero trovati a pagare, quindi effetto molto regressivo. Allora hanno detto, cari comuni, ma pensateci voi, tanto con tutti i soldi che vi diamo, date le detrazioni. A questo punto è iniziato un nuovo, diciamo, balletto che ancora è completamente aperto tra i comuni e lo Stato, perché i comuni giustamente dicono ci state massacrando da tutti i lati, non abbiamo i soldi per dare le detrazioni. Allora lo Stato dice, beh, adesso ti diamo un po' di soldi. Poi appunto, poi ha cambiato idea, adesso ha detto ti diamo la possibilità di aumentare la TASI di 0,8 punti, quindi può arrivare diciamo dal 2,5 per mille, che è l'aliquota attuale della TASI, diciamo, che più o meno la gran parte dei comuni sta applicando sulla prima abitazione, più 0,8 si può andare al 3,3 per mille. E con questo 0,8 in più i comuni danno le detrazioni, ma badate bene, tanto per complicare il quadro, non è obbligatorio mettere quello 0,8 sui proprietari di prime case, quindi fare una redistribuzione interna, perché se faccio pagare di più chi sta in una casa con rendita elevata e uso quei soldi per dare a chi sta in una casa con rendita bassa, anche se va sempre sottolineato che le rendite purtroppo non riflettono il vero valore di mercato degli immobili, perché la riforma catastale la aspettiamo da 40 anni e speriamo che arrivi, però diciamo che comunque al di là di questa doverosa precisazione, questa sarebbe una redistribuzione interna che avrebbe anche un suo senso di equità. Però, proprio per le difficoltà che hanno i comuni, siccome hanno la possibilità i comuni di mettere questo 0,8 anche sugli altri immobili, per dire Milano, tanto non svegliamo nulla di particolare perché ce l'ha su tutti i giornali, ha intenzione di mettere lo 0,8 su tutti gli altri immobili, quelli di impresa, quelli di seconde case, perché hanno una base imponibile molto più ampia e quindi raccolgono molto più gettito e quindi possono anche non solo dare le detrazioni, ma anche tenersi un po' di soldi per chiudere i bilanci, perché sono messi nelle stesse condizioni in cui siamo noi. Quindi arriviamo al paradosso di un'imposta in cui surrettiziamente prima si è detto la stessa base imponibile dell'IMU, poi, oddio, prendiamo le detrazioni, cari comuni datele voi, usate lo 0,8, semmai lo metto, appunto alcuni comuni lo mettono sulle imprese per dare le detrazioni alle famiglie, quindi è veramente un mostro giuridico, economico e così via. E poi, questa è la ciliegina sulla torta, quest'anno c'è un tetto per cui l'aliquota sulla prima abitazione non può andare sopra il 3,3, cioè 2,5 più eventualmente lo 0,8 qualora si decida, come sta facendo Bologna, Firenze e qualche altro comune, di mettere lo 0,8 sulle prime case e fare una redistribuzione interna. Ma dal prossimo anno questo vincolo non c'è più e quindi l'aliquota della TASI può andare fino a 6 per mille e quindi siamo tornati esattamente, dopo tutto questo caos, al punto di partenza. Cioè abbiamo passato 3 anni a impazzire perché ci hanno dato e tolto risorse, ogni anno cambiato le regole e così via, alla fine ci troviamo un'imposta che ha la stessa, che sarà sulla prima abitazione, noi comuni di Bologna, ma Firenze fa uguale, l'applichiamo solo sulla prima abitazione. Guardate che già così, anche se noi faremo detrazioni decrescenti in modo tale da renderla più equa possibile, però ugualmente è peggio dell'IMU, perché sempre con la doverosa precisazione che le rendite hanno tutti i loro problemi, però chi ha rendite elevate, noi a Bologna avevamo 5 per 1000 di IMU, adesso al massimo paghi 3,3, quindi chi ha rendite elevate pagherà meno e chi ha rendite più basse si troverà semmai, nonostante le detrazioni, a pagare di più, anche perché le detrazioni per figli non ci sono. Più perché lo Stato le ha tolte, è lo 0,8, poi dentro i comuni, ma certo le volete mettere, ma mettete pure, fate pure quel che volete, potete anche azzerarla la TASI, sì, grazie, poi i bambini a scuola come li mandiamo, tutte quelle cose che vi ha detto prima Gigi, come le finanziamo. Quindi, poi appunto paradossalmente però questo vale solo per 3,3 come massimo, vale solo per quest'anno, dal prossimo anno si può tornare a 7
permette. Quindi siamo esattamente tornati alla caserma di Padre, con un giro dell'oca un po' folle, siamo tornati a Padre. Sì, però era ampiamente prevedibile. Era ampiamente prevedibile. La cosa che è inaccettabile è che si creino, si impongono dei costi alla collettività, in particolare alle collettività locali, ma sono costi comunque che anche dal punto di vista economico, lo dicevo prima, costi di adattamento, e poi in questa redistribuzione i conti non tornano mai. Il MEF, che è il Ministero dell'Economia e Finanza, fa dei conti, noi facciamo degli altri conti, l'ANCI fa degli altri conti, non tornano mai. Ma voi provate a capire cosa vuol dire ogni anno cambiare le regole, le carte in tavola e fare i conti di quanto ci guadagna e quanto ci perde un comune. Il risultato è che solitamente ci perdono i comuni virtuosi, questo è regolare. Poi ci può essere il comune che gli hanno tolto 40 e gli hanno dato 20, il comune che gli hanno tolto 10 e gli hanno dato 30. Cioè purtroppo c'è una scarsissima trasparenza nei criteri di distribuzione, e oggettivamente c'è anche una difficoltà a fare i conti, perché quando ci si mette a calcolare tutte le basi imponibili per ogni comune, gli immobili, e poi già diventa sempre difficile compensare esattamente quello che viene tolto e quello che viene dato, per cui si sono creati costi incredibili sui comuni, ma anche una grossissima sperequazione. Sinceramente, ecco, tutto questo poteva essere evitato, credo, per il benessere delle collettività, ecco, però sapete com'è andato il dibattito sull'IMU, quindi su questo non diciamo altro, ecco. Poi io non so se vogliamo parlare della TAG o se lasciamo fare... No, io vi segnalavo soltanto perché Silvia ha giustamente esaminato soprattutto le questioni politiche delle imposte, le difficoltà a gestirle, però segnalavo che poi un'imposta in ogni caso porta con sé anche dei costi gestionali importanti, perché nel momento in cui l'imposta non è soltanto prevederla o fissare le aliquote, c'è chiaramente il momento regolamentare di disciplinarla, ma poi c'è il problema gestionale, che significa in qualche modo poi accertare l'imposta, e significa poi riscuotere l'imposta, i rapporti con i contribuenti, con i cittadini, perché Silvia conosce, perché gli uffici che vengono presi d'assalto dai contribuenti con tutte queste cose, il comune se le deve gestire, cioè nel momento in cui ha in mano un'imposta da amministrare, devi pensare che l'imposta non basta semplicemente prevederla, anche per ipotesi, prevederla, fissare l'aliquota, si tratta poi di applicarla completamente e quindi assicurarsi che poi la gente la paghi, e se non la paghi bisogna andare a prendere per i piedi e scuoterli fino a quando si ricordi la mattina non si vedono funzionare le monetine per terra. Brutalmente, in questo periodo sempre più difficile. Sì. Poi dopo c'è il discorso del concessionario della riscossione, c'è il privato, oppure il comune fa in house, tutte poi scelte che lì un assessore un comune deve poi fare, e anche trovare le soluzioni più convenienti. Bologna si può permettere di fare delle scelte di un certo tipo, altri comuni evidentemente non se le possono permettere. Sono certamente tutte cose che queste nella gestione poi appunto del tributo ogni comune deve fare. Ecco, io a questo punto lascerei se ci sono delle domande. No. Ci sono tempo. Cioè, posto che lo Stato centrale, i governi hanno voluto delegare l'onore e l'onere di prelevare le imposte dai cittadini per accorciare anche le distanze tra il cittadino e l'ente di riferimento, io ho l'impressione, insomma, da come state parlando, che più che una delegazione, una delega di competenze, di onori, di responsabilizzazione degli enti locali, ci sia uno scaricamento di responsabilità dello Stato centrale, che non vuole assumersi la responsabilità politica di aumentare le imposte, di tagliare i servizi, di tagliare le spese. Lei ha già dato la risposta. Le farei soltanto aggiungere che in verità lo Stato non si pone neanche più il problema della responsabilità politica di aumentare le imposte, perché le aumenta. Lo Stato continua anche a aumentarsi anche le proprie imposte. Vuole però appunto aumentare le imposte dei soldi che gestisce lui direttamente. Quello che attiene i comuni, ormai tutti i problemi dei comuni, se i comuni non se ne vuole più occupare, fate voi, sono problemi vostri. Delle due è questo, il messaggio che sta passando. Poi volevo chiedere
La domanda era, cioè, come dovrebbe comportarsi quindi il governo nel delegare ai comuni la... Ah, su questo... cioè, quale dovrebbe essere la politica fiscale ideale? Uno Stato centrale che raccoglie... Certo. Che avrebbe più mezzi, più risorse anche per eventuali controlli? O il principio secondo il quale il comune deve, o l'ente locale deve prelevare le imposte, ha una sua legittimità? Certo, no, l'ha detto molto bene Andrea prima. Tutto l'idea del federalismo si basa sull'idea di, appunto, responsabilizzazione degli amministratori anche in funzione del fatto che i principali contribuenti sono gli elettori. Questo è uno dei motivi, dei tanti motivi per cui in tutti i paesi del mondo la tassazione immobiliare è la prima fonte di finanziamento degli enti locali, proprio perché è quella che meglio interpreta questo principio di cosiddetta accountability. Il problema è che da noi, ahimè, a partire dalla decisione che fu fatta quando nel 2001 si modificò l'articolo 5 della Costituzione, che devo dire ha prodotto effetti veramente di grande complicazione, cioè non è stata una bella scelta quella che fu fatta allora. Da allora abbiamo continuato in questo, diciamo, tentativo, sempre però più, come ti dicevi prima, non evoluzione ma contorsione, ecco, sempre più contorto, attuare il federalismo fiscale, che poi voi sapete è stato ben battaglia politica, ballo di battaglia politica, eccetera, eccetera, e come appunto ricordava prima Andrea, c'è stata la legge delega per il federalismo fiscale nel 2009, a cui sono seguiti una serie di decreti legislativi, però sono rimasti poi lettera morta. Un po', devo dire, è stato anche perché la crisi ha travolto un po' tutto, quindi l'esigenza di dover ridurre il debito pubblico, ridurre il disavanzo, e associata poi all'idea di dire scarichiamo sugli enti, perché lo Stato è in qualche modo, lo vedete anche adesso, il dibattito che c'è sulle consulenze oppure sugli stipendi, su tutta una serie di cose a livello statale adesso, oppure quando vedete una serie di scandali che appunto non a caso, cioè si parte dai livelli di governo più alti e poi diciamo i problemi sono già stati abbastanza risolti all'ultimo anello della catena, che è il comune, che è anche quello che ha più diretto rapporto con i cittadini, ecco. Lì la pulizia in casa si è fatta un po' prima, poi con differenze tra un comune e l'altro, quest'altro, però la pulizia in casa si è fatta un po' prima. Lo Stato, le regioni, lo Stato è stato un pochino più, sono gli ultimi che adesso stanno cominciando, si spera, a guardare anche bene e a fare i conti a casa loro. Quindi c'è stato anche questo gioco di scaricare, perché è più facile, no? Anche dal punto di vista proprio della, come dire, elettorale, politico, brutalmente, ahimè, molto, no? Per cui gli scarichi sugli altri. Però oggettivamente la crisi effettivamente è stato anche un momento che si è intrecciato in maniera perversa con l'attuazione del federalismo, anche perché diciamo ha comportato l'esigenza di appunto fare tagli, aggiustamenti e quant'altro, quindi ha complicato le cose. C'è da dire che non c'è mai stato neanche nella delega, nella legge 42, no? Del 2009, e nei decreti legislativi, il disegno aveva molti punti, diciamo. Lì c'era confermato il discorso dell'abolizione dell'IMU sulla casa. Certo, infatti, che già si prevedeva di sostituire con imposta di servizi e così via. Quindi c'è stato, diciamo, molto pasticcio, no? Nell'attuazione del federalismo, che invece dovrebbe avere. Se si guarda un po' di letteratura internazionale, quello che accade in alcuni paesi che insomma sono un pochino più stabili del nostro, dove hanno fatto riforme del federalismo, cioè lo devi fare in maniera ordinata, ecco. Questo davvero non è stato fatto, per cui un po' anche con i cambi di governi, per cui è stato un tiremolla. La storia dell'IMU tipicamente è stata ciò su cui si sono giocate tutte le ultime elezioni, no? Quindi si è pensato non tanto a dare un assetto ordinato al federalismo, perché i modelli ci sono, le possibilità c'erano pur nelle difficoltà della crisi, ma lo si è un po' utilizzato anche come cavallo di battaglia, come strumento direttamente purtroppo elettorale.
Un disegno di federalismo fatto bene deve partire dall'idea che i comuni devono avere risorse, dato che bisogna definire bene le funzioni, perché ancora, come voi sapete, adesso stiamo ridiscutendo dell'attribuzione di funzioni, chi fa che cosa, che è la prima cosa da fare, perché purtroppo da noi tra materie concorrenti, non concorrenti, sovrapposizione di funzioni, comune, province, comunità montane, unione e Stato, c'è regioni, c'è abbastanza. Quindi la prima cosa, chi fa che cosa. Seconda cosa, bisognerebbe sapere quelle funzioni quale costo standard hanno. Questo vale, ci sono, no, tutta l'analisi dei costi standard per la sanità, perché le solite cose che si dicono, non è possibile che una siringa costi tre volte tanto in un posto rispetto a... Ci sono alcune cose banali che però vanno fatte. Per quanto riguarda i comuni, i costi standard li hanno stimati con dei questionari per le diverse funzioni dei comuni, sono anni che ci lavorano facendo regressioni su regressioni su regressioni e così via. Io devo dire che ho chiesto già più volte che il primo studio che hanno fatto, che quindi è il più vecchio, di avere i dati elementari per poter capire perché da quello studio veniva fuori che Bologna sulla funzione aveva un costo standard più alto che altri comuni, chiesto i dati per capire perché, noi dobbiamo anche, cioè, possono essere molto importanti questi dati, ma per capire per quale motivo una cosa è per un'altra. Potrebbe anche essere che se non si fa un confronto fatto bene, che il servizio è molto più scadente in un posto piuttosto che in un altro, che non so, che un asilo fa meno ore, oppure c'è meno educato, insomma bisogna andare a vedere dentro le cose. Quindi è un lavoro anche questo, che sono anni che è un cantiere aperto, con anche molta difficoltà di controllare i dati che hanno mandato i comuni e anche con ancora troppo poca trasparenza rispetto a quello che poi è emerso da questi studi, che non è stato ancora restituito ai comuni. Quindi se ne parla da tempo, ma siamo ancora lontano da... Perché se noi avessimo quali sono le funzioni, qual è un costo standard, dopo devi trovare i soldi per finanziare quelle funzioni, almeno per dei livelli di prestazioni essenziali, per la sanità regionale si parla dei LEA, per i comuni si parla dei LEP, insomma ci sono livelli di prestazioni che vengono definite, quindi si sa quali sono le funzioni, si sa quali sono le prestazioni che si vogliono garantite in tutti i comuni, bisogna trovare le risorse. Le risorse come si trovano? Sto dicendo proprio un modello, il pillolo, il modello di federalismo, voglio dire, si sa queste cose, basta volerle fare. Poi in situazioni di crisi è difficile, però partiamo, ecco, invece qui si fa un andirivieni. Allora, una volta definito quali sono le funzioni, quali sono i costi standard, i livelli di prestazioni che si vogliono garantire, si vedono quali sono le fonti di finanziamento. Su questo un principio base del federalismo è proprio quello che appunto ricordava e ha sottolineato Andrea prima, è quello della responsabilizzazione, quindi come dicevamo la tassazione immobiliare è la prima fonte in tutti i paesi del mondo per finanziare l'entrata. Poi ce ne sono altre, la pubblicità e così via, diciamo si individuano le fonti di entrata. Chiaramente perché gli immobili sono una fonte di entrata migliore di altre? Una delle entrate per esempio che noi abbiamo è anche l'addizionale IRPEF, cioè il comune può mettere un'addizionale fino allo 0,8% sull'IRPEF nazionale. Noi l'abbiamo dello 0,7% ferma dal 2007 a quella cifra. Poi ci sono proposte che dicono che siamo i consumi a livello locale, insomma ci possono essere tante idee, però perché gli immobili sono una delle fonti che solitamente viene riconosciuta come quella più idonea a essere fonte di finanziamento a livello locale? Perché le caratteristiche che deve avere una forma di tassazione come entrata locale sono principio di corrispondenza tra chi vota e chi paga, che diceva lui, il fatto che la base imponibile non sia mobile, perché se vogliamo dare autonomia agli enti, è chiaro che se un ente aumenta l'aliquota e quell'altro ce la abbassa, quella base imponibile va dove l'aliquota è più bassa, quindi se le basi sono mobili abbiamo già un problema. Gli immobili per definizione sono immobili. E quindi insomma una buona imposta locale per questo motivo. Poi sono abbastanza ben distribuiti sul territorio, perché se noi prendiamo il valore aggiunto oppure il reddito, voi avete delle differenze tra la Lombardia e la Sicilia o tra insomma il nord e il sud che sono incredibili. Se invece prendete gli immobili, tutto sommato questa è una base imponibile abbastanza. Perché quando una base imponibile è distribuita male sul territorio e per esempio con la stessa aliquota un comune può prelevare 100 mentre un altro comune
con la stessa aliquota può prelevare solo 20 perché non ha base imponibile, voi poi se volete garantire quelle prestazioni essenziali che abbiamo detto prima sulla base dei costi standard, dovete perequare, cioè dovete consentire ai comuni che applicano le stesse aliquote di avere le stesse risorse, perché non potete penalizzare un comune perché è povero e che non può poi garantire i servizi essenziali, quindi dovete fare dei trasferimenti. Possono essere con un fondo verticale dallo Stato ai comuni, un fondo ci sono tanti modelli, però questo è l'altro ingrediente fondamentale del federalismo. E l'ultimo ingrediente fondamentale del federalismo è che ci deve essere autonomia fiscale. Per cui una volta che c'è un finanziamento standard con entrate proprio con trasferimenti statali per finanziare le funzioni essenziali, i livelli essenziali di prestazioni, se poi un comune di fronte ai propri cittadini dice beh io ti voglio dare di più di quel livello di prestazione perché ritengo che non basti avere una copertura dei nidi del 50% ma lo voglio del 100% perché questo è importante per conciliare i tempi di vita, di lavoro, soprattutto per le donne eccetera eccetera eccetera, oppure voglio fare avere più verde quindi spendo di più di manutenzione del verde, insomma vuol fare delle scelte che sono autonome, deve poter avere la possibilità di prelevare, di dire ai cittadini bene, io faccio questa scelta, ti tasso, però poi hai questo beneficio in cambio, poi sarà la cittadina a giudicare. Questo è in estrema sintesi, in pillole, quello che si potrebbe fare per avere un disegno ordinato di federalismo. Purtroppo quello che abbiamo avuto è un costante caos, cambio delle regole, confusione, questi fondi che dicevo prima, che dovrebbero servire a perequare, sono passati da un fondo verticale dallo Stato a un fondo orizzontale alimentato in un modo poi in un altro. Lo Stato ogni anno, perché non ci siamo addentrati su una serie di altre complicazioni, ma in questi 3 anni lo Stato ha anche deciso a un certo punto che per esempio tutta l'IMU sugli immobili strumentali, i capannoni che diceva lui, primo anno ce la siamo tenuta noi, secondo anno ho detto non me la prendo io, ti do dei soldi in cambio, guarda caso quando facciamo questi scambi qua noi ci rimettiamo sempre. Ecco, questo non è il modo per fare il federalismo ordinato. Ma ci si può arrivare a questo federalismo? Cioè, data la situazione attuale di contorsione, ci si può arrivare a questo modello? Sì, come fanno gli enti locali a farsi, tra virgolette, valere, nel senso a far valere la loro voce, le loro necessità, perché sono il più a stretto contatto con la cittadinanza attiva e tra virgolette anche passiva perché certo. Subisce le conseguenze, cioè cosa come si fa? Bella domanda. I comuni hanno una loro associazione che è l'ANCI, che però ahimè fatica a mettere insieme le esigenze di 8.000 comuni che sono così diversi come diceva lui, e in alcuni casi che vogliono anche difendere semmai alcune posizioni, quindi si fa molta fatica ad avere una visione unica. E devo dire che in questi anni anche l'interlocuzione tra l'ANCI e il governo è stata un po' dominata dall'emergenza, per cui ogni anno fai i conti, cioè passato più tempo, anzi è lì perché è la fondazione quella diciamo che fa poi tutti i conti, che supporta tecnicamente l'ANCI quando si fanno tutte le stime e le simulazioni, sta passando i propri tempi a discutere con me dicendo no guarda l'IMU che tu dici non è questo, è quest'altro, il trasferimento e così via. E quindi insomma c'è stata anche proprio una non volontà in alcuni casi del governo di affrontare queste cose, ripeto, un po' presi dall'emergenza e così via, però insomma noi vogliamo essere fiduciosi, nel senso che io auspico che adesso poi per Bologna si apre il capitolo della città metropolitana, di cui so che nel caso si è già discusso una sera, che potrà essere insomma l'occasione assieme all'organizzazione delle province, assieme speriamo anche ad altri interventi, che rivedano, no? Perché voglio riscrivere il titolo quinto, quindi rivedere le funzioni tra, cioè ci sono insomma le riforme in campo, quindi speriamo che all'interno di questo progetto riformatore che vuole anche vedere le funzioni e i ruoli tra i diversi livelli di governo ci sia anche un disegno assennato di finanza locale.
i comuni da soli, dal basso, non ce la fanno, quindi ci deve essere un disegno proprio perché deve riguardare poi tutta l'articolazione territoriale. E poi, ripeto, anche l'ANCI, essendo la rappresentanza di questi 8.000 comuni, a volte fa fatica ad avere proprio una visione unica e forte. E c'è stata anche una non volontà del governo di interloquire, insomma. Voi sapete quanti governi, cioè noi dalla crisi ad oggi, abbiamo avuto quanti governi, da Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, quindi insomma, ogni volta si riparte un po' da capo. Poi non so, voi cosa volete aggiungere su questo? Però sono un dato di fatto, che questo forse non è conosciuto. Lasciamo stare per un momento il giudizio di merito su come si è arrivati a questa soluzione. Oggi, quando il Consiglio Comunale tra due mesi avrà approvato il bilancio del Comune di Bologna nel 2014, quel bilancio dirà una cosa che in senso tecnico è il massimo del federalismo. Sto facendo una vero. Il bilancio del Comune di Bologna sarà 540 milioni di euro, compresi i rimborsi. Compresi i rimborsi delle quote capitali, perché con le quote correnti si devono pagare le spese correnti e il rimborso del debito, no? Come principio economico, come fate voi di vostri bilanci, se fate il mutuo della casa, dopo la rata del mutuo la dovete pagare con le fate correnti. Non potete fare un altro mutuo per pagare il mutuo. Quando sono approvate si chiamavano assamprando cose di tipo. Quel bilancio mi dà un'attività banalissima. I trasferimenti statali iscritti a bilancio nella categoria 1 del titolo 2, quindi quelli verificati, saranno circa 30 milioni, tra cui un rimborso parziale delle spese per gli uffici giudiziari, quindi alcune somme che in realtà sono dovute, e il Comune di Bologna, anche se il bilancio su questo per principi contabili secondo me è discutibile, purtroppo va interpretato, trasferirà al conto di solidarietà comunale 30 milioni, anzi 34. Quindi il bilancio del Comune di Bologna è finanziato al 100% da entrate di natura locale, che in gergo tecnico si chiama autonomia tributaria, in gergo politico tecnicamente federalismo. Quindi poi dopo come si è realizzato questo federalismo, stendiamo un velo pietoso e tutto quello che abbiamo detto, però in più il Comune di Bologna è chiuso implicitamente, questa è una particolarità nostra, su cui attualmente amministratore, è l'unica critica vera che faccio agli amministratori attuali e passati di non aver saputo un po' di questo tema, ha un trasferimento implicito finanziando le scuole dell'infanzia comunale, pagando gli uffici giudiziari in modo molto superiore a quello che viene rimborsato, più una grandiosa questione locale, curiosissima, costosa, degli studi all'inizio degli anni che sono stati statalizzati, noi trasferiamo allo Stato 50 milioni sotto questa forma circa, portando un po' in contabilità la liquidità, questo ogni anno. Quindi il nostro bilancio, cioè il federalista, al 110%. Ah, certo. E io adesso non sono un esperto, cioè, noi vogliamo anche di queste cose, ma credo che anche negli stati federalisti più avanzati non si arrivi mai a una percentuale di... Allora, forse sarebbe il caso di dire, adesso ci mettiamo lì, guardiamo come si è arrivati a questo federalismo sgangherato veramente, non so se qualcuno di voi è esperto di psicologia o psichiatria, studi la transizione in metasi, dice molte cose su questo paese, veramente tantissime, e poi forse bisogna fare un lavoro molto paziente, imposta per migliorare l'equità, perché oggi a Bologna l'addizionale IRT con l'aliquota del 37 dà 46 milioni di euro. È un'imposta molto progressiva nonostante l'evasione fiscale, perché in larga parte viene pagata dai redditi più alti, però potrebbe diventare molto più equa e molto più progressiva se venisse combattuta l'evasione fiscale e i redditi si avvicinassero al dichiarare. Questa struttura della TASI, che ha enormi difetti, l'IMU prima casa che c'era prima era molto meglio, per mille regioni. Bisogna forse partire da questo dato di realtà. Quindi a questo punto, e chiudo, voi cittadini, quando voterete per il Comune di Bologna, se votate a Bologna nel 2016, il sindaco deve rispondere pienamente fino all'ultimo centesimo di come prevedeva quei 540 milioni di euro che spende, perché la responsabilità politica è tutta sua. Questo secondo me è un principio forte. Poi dopo che
se viene migliorata la lotta all'evasione fiscale, se vengono riviste le rendite catastali, se è, allora forse cominciamo a, poi io non so se sia giusto che un comune si finanzia il 100% con le entrate locali, probabilmente è giusto in un modello dove la tassazione statale però scende. No, tutto la metafora che ha usato prima il professore del pozzo e dell'acqua è perfetta, perché era inevitabile che col federalismo aumentassero le tasse locali, anche se è avvenuto in modo sgangherato, ma doveva ridursi la tassazione statale, anche questo non è avvenuto. E questo ha portato noi, perché allora voi ogni giorno leggete sui giornali un po' terroristico, gli enti locali hanno aumentato la tassazione del 140 al 150%. Qualcuno dice con chiarezza che il comune di Bologna negli ultimi 3 anni ha perso 180 milioni di euro e ha tagliato la finanza pubblica. Allora, voi sapete cosa sono 180 milioni di euro? Noi avremmo dovuto chiudere tutti gli asili nido di Bologna che costano 40 milioni, tutti, tutte le scuole dell'infanzia generale di Bologna che costano 40 milioni, quindi licenziare 1500 persone, tutti i servizi integrativi, tutta l'assistenza agli anziani, tutti gli interventi ai minori, tutti gli interventi ai disabili e tutti gli interventi per adulti in difficoltà. Se andate a vedere la nostra contabilità analitica, per fare 180 milioni bisogna mettere assieme tutto questo. Cosa dovevamo fare? Dovevamo fare questo nel pieno di una crisi economica, sociale e informatica, dovevamo chiudere il comune e limitarsi a accendere la luce per la strada. Abbiamo dovuto inevitabilmente aumentare la tassazione locale, per fortuna non di 180 milioni, perché siamo riusciti a tagliare le spese di 50-60, ma di 120 milioni. Allora, però, se non si tengono assieme tutte queste cose, e comunque tenete presente che il bilancio del comune di Bologna è più piccolo del bilancio dell'Ateneo di Bologna. Che fa un po' impressione se penso, cioè l'Ateneo, vorrei dire. No, certo. No, no. Sì, sì, però quando io l'ho scoperto, adesso non so quanto sia il bilancio dell'Ateneo, ma era sensibilmente più grande. Sensibilmente sono un po'. Io volevo fare una domanda un po' sulle modalità operative con cui si confronta l'assessore al bilancio. Come decide come fare i tagli, se lineari o magari andare più nel merito? Se oltre ai tagli, diciamo, si fa una sorta di politica di un po' di adeguamento della spesa, magari una cosa che si dice molto, c'è una grossa spesa di energia per riscaldare gli edifici, se si fa un qualcosa per limitare questa spesa e, diciamo, mettere in moto un po' l'economia della riqualificazione. E se nella fase di preventiva del bilancio, oltre ad usare il bilancio, si utilizzano altri strumenti, quali magari una balanced scorecard oppure una piramide di performance, e se, diciamo, nel corso dei progetti, quelli un po' più corposi, più che potrebbero essere variabili, si utilizzano anche là modelli opportuni. Ok, proviamo a raccogliere tutte le domande. Sì. Io volevo chiedere velocissimamente, all'inizio si è parlato in soldoni che il patto di stabilità diciamo è volto a garantire un surplus sempre comunque sul bilancio. Io volevo chiedere questo surplus dove finisce, se lo prende lo Stato o c'è un tesoro del comune di Bologna che aspetta di essere sbloccato per fare qualcosa di grandioso. Certo. Ok. Posso aggiungere? Sì. Però l'occasione di volta che siamo in orario DEF e volevo un... In queste ore si sta cercando di coprire il 10% dell'IRAP con il 10% da tassazione alla rendita, è un po' un mio pallino questi giorni perché non se ne parla, quindi è l'occasione ovviamente che io dove lo posso rivolgere al mio docente che a lezione non possiamo mai, no, non ne possiamo discutere, quindi un passaggio su questo, perché noi adesso si dice che andiamo a
10% del taglio del costo del lavoro, comunque costi impresa, con un aumento al 26% dell'aliquota sulla tassazione della rendita. A parte il fatto del problema che sta alla base, la progressività della tassazione sulla rendita finanziaria, no? E principio di ragionevolezza sullo scaricare il 26% di aliquota per le persone che per i soggetti che investono nel settore privato rispetto a mantenere il 12,5% sui i titoli di Stato, cioè un 14% di differenziale. Io vorrei capire qual è fino a che punto la sede dello Stato arriva, perché cioè, ragionevolezza qui nella tassazione, perché si investe nel settore privato con una partecipazione finanziaria eccetera, mi becco un 26% tra, senza che mi finisca in IRPEF, quindi con la progressività, e dall'altra parte invece mi trovo 2,5. Questo qua è un po' off topic. No, però è interessante. Ci sono altre domande? Tanto rispondiamo a queste. Allora, su come facciamo a gestire i processi di bilancio, diciamo che iniziamo con il settore bilancio, in particolare con il dipartimento programmazione, quindi con Gigi, a incontrare tutti i dipartimenti e i settori. Per questo iniziamo a farlo per tempo, abbiamo iniziato autunno dell'anno scorso, per incominciare a vedere quali sono le loro esigenze e previsioni di spesa in funzione ovviamente di, diciamo, quell'erogazione dei servizi e quei progetti di cui prima vi parlava Gigi. Da un lato, come dicevo prima, i numeri di spesa che in termini quantitativi hanno dato risultati di risparmio maggiori sono le spese di personale, che sono anche calate molto perché ci sono dei vincoli di personale molto stringenti sul turnover, sul fatto che la spesa deve diminuire di anno in anno in valore assoluto e deve avere una percentuale che non supera il 40%, per noi il 50%, perché siamo un ente sperimentatore, lettore, bla bla bla. Quindi quella è una voce di spesa che cala, quella per interessi, no? Perché cala il debito. Quindi queste sono le due principali componenti quantitativamente più importanti. Poi cerchiamo ovviamente di sensibilizzare, come dire, in tutti i settori al fatto di fare un uso, diciamo, più attento possibile delle risorse. Sulle utenze, che è un tema che ci preoccupa molto, perché in comune abbiamo fatto proprio, tu hai costruito quella bellissima mappatura da cui ci siamo resi conto che siamo veramente molto energivori, come poi immaginavamo, anche perché stiamo in immobili spesso che sono immobili un po' datati, che non è facile, diciamo, migliorare dal punto di vista dell'efficienza energetica, anche se su questo abbiamo proprio deciso, l'anno scorso in particolare, un piano di investimenti che inizia a produrre qualche effetto e sempre più riprodurrà, con l'idea di avere una sorta di doppio dividendo. Miglioriamo l'ambiente e miglioriamo i conti dell'amministrazione comunale. Quindi c'è stato un progetto di cui si è occupato l'assessore Maragoli con Enel Sole per sostituire lampioni, mettere i LED, togliere le centraline elettriche che adesso quando si rompono, sono molto vecchie quelle del LED, quando si rompono mettono a buio un intero quartiere e così via. E alcune cose, oppure interventi anche più mirati, per dire la caldaia del Palazzo d'Accusa è stata cambiata. In quel caso l'intervento è già stato fatto, i benefici già li vediamo, per Palazzo d'Accusa spendiamo meno il riscaldamento. In altri casi, questo per esempio dell'illuminazione in città, che dovrebbe portarci nel giro di qualche anno ad eliminare tutte queste, come si chiamano, cabine elettriche, centraline, insomma queste che vanno, sono molto vecchie, hanno bisogno di molta manutenzione, sono molto datate e appunto ogni tanto ci sono dei danni, insomma, si rompono, quindi bisogna intervenire. Ecco, su questo i benefici li vedrà forse l'amministrazione che viene dopo di noi, più ancora di noi, perché anzi quest'anno in bilancio si rappresentavano in questi incontri che appunto abbiamo iniziato a fare già da ottobre-novembre, che siccome ancora queste centraline non saranno dismesse subito, avremo dei costi particolari, addirittura addizionali. Cioè a volte ci sono delle spese che si possono ridurre fra qualche anno se si fanno degli investimenti adesso. E quindi bisogna, però vale la pena, soprattutto se è nel campo
dell'efficientamento energetico. Proprio questa mattina li parlavo con l'assessore Malagoli, perché ho visto che nel Consiglio dei Ministri del 4 aprile hanno emanato un DPCM, un decreto ministeriale, proprio sull'efficientamento energetico, mettendo sempre a disposizione anche dei finanziamenti. Quindi ho detto, guarda, e questo, tra l'altro adesso il ministro dell'ambiente è anche un bolognese, insomma, quindi vediamo se riusciamo, perché ci sarebbero molti interventi, alcuni li stiamo facendo, altri che si potrebbero fare. Quindi questo è un esempio che va nella direzione che lei diceva. Poi, tanti altri, diciamo, interventi sono più guardano diciamo, il singolo settore e cercano di razionalizzare la spesa. Faccio un altro esempio: nel caso dei fitti passivi, da un lato ci sono abbiamo accorpato gli uffici del comune, prima la cultura era via Obertan, adesso è tornata a Palazzo. C'era una parte del settore ambiente che era in una palazzina ai Giardini Margherita, è tornata in Liber Paradisus. Quindi abbiamo liberato degli spazi che poi possono essere o messi a reddito o venduti oppure utilizzati per altri scopi. La palazzina, sulla palazzina dei Giardini Margherita abbiamo dei progetti che prevedono anche l'utilizzo per delle start-up, insomma, per una serie di attività che comunque portano quel beneficio al territorio. Che stiamo facendo, poi Gigi non avevo tempo prima di spiegarvi, ma quando vi accennavo prima al fatto che abbiamo riorganizzato tutta l'attività del comune in 138 servizi e 92 progetti nelle 5 linee di mandato del sindaco, vuol dire che tutte le risorse del comune sono imputate a finanziare e erogare questi servizi e questi progetti. Da lì discendono delle schede che sono i piani di attività, che sono poi quelli sulla base dei quali, una volta che viene deciso il bilancio, poi vengono fatte le attività. In queste schede si descrive l'obiettivo, il responsabile sia diciamo politico che dirigenziale, che si assume la responsabilità di quel progetto, e sulla base di quello si cercano di valutare gli obiettivi, e stiamo costruendo una batteria di indicatori che rappresentino quello che vogliamo raggiungere in termini di obiettivi e che ci consentano poi di rendicontare se quell'obiettivo è stato raggiunto, e l'idea è anche quella di rendicontare i tempi e quindi anche di usare questo tipo di struttura per valutare poi la produttività, come dire, dell'ente. Quindi è una forma, diciamo, di quel bilancio che dicevo prima, un po' più orientato sui performing budget, insomma, ecco. Le balance scorecard, pro e contro, in alcune attività si possono usare, non è che lo puoi fare per tutto il bilancio del Comune di Bologna. Quindi a noi c'è parso che questo percorso fosse più onnicomprensivo per tenere insieme tutto. Poi, come accennava all'inizio, abbiamo anche questo progetto Urbes, per cui prendendo le 12 dimensioni del benessere che ha usato l'Istat, abbiamo anche fatto molti questionari anche qua in città, stiamo cercando di arricchire il set di indicatori a livello locale in modo tale da poter poi trovare un legame tra le politiche che noi facciamo e gli indicatori che utilizziamo per fare un controllo interno, un monitoraggio interno, con quello che poi può essere un indicatore rispetto ad una dimensione del benessere che i cittadini ci hanno detto è molto importante. Poi a volte ci può essere un legame più diretto, un legame più importante, un legame meno importante, però ci sembra che questo sia anche il modo con cui appunto restituiamo ciò che facciamo ai cittadini e cerchiamo di capire se davvero riusciamo a raggiungere l'obiettivo finale, che è quello di migliorare il benessere, insomma, dei cittadini. Quindi questa è un po' la strumentazione che usiamo. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa su questo. Noi abbiamo 30 secondi, un sistema di contabilità analitica che collega tutti in chiave, appunto non di contabilità finanziaria, ma di contabilità analitica, quindi più vicina alla realtà, tutte le risorse che usiamo o a questi 138 servizi, a questi 92 progetti. No? Questo ci permette di avere una buona visione di come allochiamo le risorse, no? I grandi temi sono come le prevediamo, ovviamente come le allochiamo. E in permanenza, durante gli incontri di budget, ovviamente in modo più intenso, ma durante tutto l'anno cerchiamo di ottimizzare questa struttura dei costi. No? Qui ci sono alcune grandi azioni trasversali, in parte anche imposte dalla legislazione, in parte scelte da noi. Abbiamo ridotto il personale del 20%, stipendi che erano questo per un blocco nazionale dal 2011, quindi noi in un mandato riduciamo il costo del personale con di buoni al 30%. 20 nominale, 10 inflazione non recuperata.
l'indebitamento che era già basso a fine mandato verrà dimezzato. Ecco, se tutta la pubblica amministrazione italiana avesse fatto in questi 5 anni, ragazzi, ce lo dico con chiarezza, sono dati inoppugnabili, Silvia non lo dice, poi è fin troppo su questo riservato. Ecco, se tutta la pubblica amministrazione italiana avesse fatto quello che sta facendo il comune di Bologna, pure in un contesto difficilissimo, il nostro rating sarebbe oltre quello della Germania, che non sono grandi che no. Quindi voi pensate a tutti gli stipendi pubblici italiani se veramente il costo del lavoro fosse stato ridotto del 30%, dato marco non ce l'ho, oppure se l'indebitamento di tutti gli enti pubblici italiani si fosse dimezzato, no? Il che significa che senza fare macelleria sociale, perché non abbiamo più un servizio, no? Credo che la manutenzione della città, la direte, insomma, non è perfetta sicuramente, ma non è crollata, ecco, di questo tipo si possono fare molte cose. Ecco, perché noi le facciamo? Le facciamo perché c'è una pressione dei cittadini su di noi, sacrosanta, molto diversa da quella che c'è su enti più lontani dei cittadini, no? E questo è il vero, secondo me, vantaggio del federalismo. I soldi e le responsabilità vanno messi dove c'è la pressione dei cittadini. Una buona amministrazione viene fatta da buoni politici, ne avete qui un esempio, da tecnici di Viturgi, che sono di SNL categoria, ma soprattutto da cittadini ottimi. Bologna, per fortuna, ha ottimi cittadini, no? E questo aiuta l'amministrazione, la costringe, tanto per sentire, la costringe a essere meglio che altri enti pubblici che da altre parti, perché il pungolo quotidiano è... Sì, comunque, rispetto a, diciamo, a quella domanda che facevo prima, devo dire che quando ho iniziato a occuparmi di queste tematiche, avevo anche, non dico così, un po' una visione anche da, voi sapete che come mio mestiere standard, Don Mario, sono professore universitario di scienza delle finanze, quindi le tecniche di spending review mi erano note ben prima che se ne parlasse, però sono anche molto difficili da calare, cioè di nuovo o si prende una società esterna che si paga, che poi non so se sarebbe riuscita ad avere dei risultati, però ci sono tante tecniche, per dire una delle prime che ho utilizzato, ma poi sono difficili, no? Quando mi ricordo le prime giunte che dicevo ai miei colleghi, adesso sforzatevi tutti di mettere in ordine di priorità tutto quello che voi fate nel nostro settore. Poi è chiaro che diventa una scelta politica decidere, dovendo decidere, che ne so, chiudo un teatro o chiudo un asilo, faccio un esempio, o chiudo un parco, faccio degli esempi a caso, no? Però nell'ambito di ogni settore, l'educazione, la cultura, i servizi assistenziali, tutte le associazioni che sosteniamo e così via, ci sarà pure una graduatoria su che cos'è più importante e meno importante. Secondo me è un esercizio logico che andrebbe fatto. Ecco, devo dire, sono tecniche che sono, non sono semplici, su cui forse c'è ancora da lavorare, ecco, però ne abbiamo provate diverse. Poi alla fine questo, diciamo, approfondimento che facciamo a partire dal mese, subito dopo l'estate, di incontrarci settore per settore, di cercare di capire cosa c'è dietro bene alle voci di spesa, quindi controllare, insomma, ma ovviamente ascoltando, insomma, nel confronto, ecco, quindi un confronto costruttivo, dicendo tanto sappiamo tutti in che tipo di situazione siamo e quindi sappiamo tutti che dobbiamo assolutamente darci delle priorità. So, faccio un esempio che non è per niente banale, perché mi stava anche a me molto a cuore il progetto che aveva Colombo di bike sharing, che era un progetto, oltre al bike sharing che abbiamo già in città, però ne voleva fare uno più ambizioso, giustamente. Io, che tra l'altro vengo da Ferrara, città delle biciclette, figurarsi, queste biciclette che ci sono nel bike sharing qua sono molto meno funzionali di quelli che lui aveva in mente di mettere in piedi, con quei sistemi che trovate anche in altre città, in cui voi lasciate la bicicletta in un posto, poi ci sono i camioncini che passano, le distribuiscono e così via. Il calcolo che però era venuto fuori era che poi, per avere un servizio abbastanza diffuso, quindi non marginale, abbastanza diffuso e che fosse poi efficiente, perché non c'è cosa peggiore, capita andando qualche città, non so, Roma davanti, dietro, con la città,
territorio, non c'è, c'è tutta una staffilata di questi di paletti in cui si dovrebbe attaccare la bicicletta, non c'è una bicicletta che una. Cioè, quindi fare una cosa che poi non viene mantenuta è un disastro. E il costo di questa roba qua è circa 2 milioni, perché non trovavamo sponsor a sufficienza per coprirli. Allora dalle simulazioni che erano state fatte veniva fuori 2 milioni, ma anche 1 milione volendo dimezzare il servizio. È qualcosa che, come facciamo a chiedere un altro 1 milione in più ai cittadini bolognesi per questo? Allora si sono pensate, anche Andrea su questo sta lavorando molto, molto bene, a delle forme di, diciamo, perché poi tanti bolognesi le biciclette ce l'hanno già, quindi semmai allora se vogliamo darle ai turisti mettiamoci d'accordo con gli albergatori, oppure facciamo dei piccoli negozietti in cui uno non può prendere, non lo so, cioè troviamo delle forme più flessibili, meno costose, perché non ci possiamo permettere questi costi. Quindi anche quell'idea, guardate che il bilancio purtroppo in questo paese che si è occupato troppo poco di gestire bene le risorse pubbliche per troppo poco tempo, hanno sempre avuto una logica incrementale. Tu non discutevi mai quello che avevi fatto, partivi da 10 e devi di più. Questa logica incrementale che ha dominato tutta la finanza pubblica fino a pochi anni fa, perché se voi guardate la spesa pubblica, nei comuni questi ultimi anni è calata, ha iniziato a fermarsi e a dare qualche segno di rallentamento anche a livello nazionale, ma i comuni erano calati di più mediamente, noi poi più della media, però ma se no sembra aumentata, perché la logica purtroppo era quella perversa nel dare per scontato la spesa che poi aggiungere delle cose in più. E quindi una logica incrementale, che è l'opposto della spending review o l'opposto di quello che a volte si chiama il zero-based budgeting, no? Che è il bilancio a base zero, che è una, anche questo è un modo, diciamo, per far riflettere. È come se si partisse da zero ogni volta, cioè non diamo mai per scontato che quello che facciamo è quello che dobbiamo continuare a fare. Il mondo cambia e noi dobbiamo anche adattarci a questo. È chiaro che il zero based budgeting non è che ogni anno noi ci domandiamo oddio adesso i bambini ad asilo li mandiamo o non li mandiamo, no, abbiamo detto prima che abbiamo i servizi continuativi, i progetti e così via, però la logica incrementale deve venire meno. Ogni volta sappiamo che dobbiamo razionalizzare qualcosa. Poi la razionalizzazione, non so, nel campo della scuola quando noi siamo arrivati abbiamo applicato gli standard regionali che tutti gli altri comuni applicavano per rapporto tra educatori e bimbi e che qui non venivano applicati. Negli asili nido le maestre mangiavano, si facevano portare il pasto da fuori mentre i bambini si preparano la pappa dentro. Adesso per razionalizzare, per risparmiare, si cucina dentro anche per le maestre. Quindi sembrano piccole cose, ma siccome tra l'altro ogni anno ci sono anche purtroppo dei fattori per cui noi dobbiamo spendere di più. L'IVA, se aumenta l'IVA, tutto ciò che noi compriamo, noi siamo come un consumatore finale, ci costa di più e quindi spendiamo di più. Fare la raccolta differenziata, all'inizio sono più i costi che dà che non i benefici, poi verranno anche i benefici, sicuramente ambientali, poi semmai anche in termini di costo, però intanto comunque. E quindi abbiamo tante, i bambini aumentano, gli anziani aumentano, c'è più bisogno di servizi, c'è più domanda, la gente fa più fatica a pagare le tasse, quindi ogni anno abbiamo degli incrementi, diciamo, tendenziali di spesa oppure delle riduzioni di entrate che ci obbligano a fare, no, un ragionamento sul fatto che non possiamo sempre garantire le stesse cose o fare quello che vorremmo fare, perché quindi cerchiamo di, diciamo, lavorare in questo modo. Poi gli strumenti sono tanti, non ce n'è uno secondo me in assoluto migliore dell'altro, vanno tutti un po' utilizzati a seconda anche del tipo di problema, insomma, che si ha. Patto di stabilità. Il patto di stabilità viene calcolato, cioè lo Stato, adesso è cambiato ogni anno, come dicevo, quando a un certo punto bastava avere un saldo, diciamo, zero, ecco. Poi a un certo punto è stato dato l'obiettivo di avere un avanzo, che però è calcolato in un modo abbastanza complesso. Si prendono le entrate e le spese di competenza, poi e quelle del conto capitale di cassa, però prendendo dentro anche per dire, le entrate accertate senza considerare il fondo svalutazione oppure il rimborso dei prestiti, no? Quindi se noi rimborsiamo dei prestiti, questo contribuisce a consentirci di fare quel patto di stabilità. Bologna è sempre riuscita, ma questo grazie sempre alla gestione
virtuosa del passato, a far sì che questi vincoli, perché si calcola in maniera contabile, se andate nel sito della Ragioneria Generale dello Stato, andate a vedere com'è la tabella e come si fa a calcolare il patto, poi si tolgono i trasferimenti, si aggiunge un'altra cosa, quindi insomma è abbastanza, diciamo, tecnicamente complesso, ma non vuol dire necessariamente che noi abbiamo delle risorse in cassa che siamo impediti a spendere. O meglio, poi anche su questo chiedo soccorso a Gigi. Ci vuole Gigi. Nel senso che, per esempio, con una gestione attenta che è stata fatta da questo comune, e un po' per come è calcolato il patto, noi poi ogni anno siamo riusciti a dare anche, si dice in termini tecnici, spazi di patto a livello regionale, cioè ci sono dei comuni che per il patto hanno dei pagamenti bloccati, la regione raccoglie i comuni che, come dire, invece non hanno pagamenti bloccati e li ridistribuisce, per cui noi semmai avendo, non so, un anno ceduto 10 milioni, l'anno dopo abbiamo un saldo che invece di essere di 50 deve raggiungere di 40, quindi questo ci aiuta, no? Quindi è stata una gestione attenta. Ma soprattutto, siccome non c'erano, il comune non ha mai fatto, non ha mai, diciamo, impegnato delle spese su entrate che non aveva e non si è mai indebitato più di quanto poteva effettivamente pagare. Quindi è riuscito a fare questa gestione attenta, per cui grazie al rimborso dei prestiti, alle voci che compongono il patto, ha rispettato sempre questo vincolo del patto senza però bloccare i pagamenti alle imprese. Altri comuni che invece sembrano essere impegnati per fare un'opera pubblica, per esempio, no? Poi si sono ritrovati che non riuscivano a spendere perché ovviamente quella spesa in conto capitale voleva dire abbassare, cioè diciamo non riuscire a fare quel saldo positivo di patto che bisognava fare, no? Per cui per fare il patto, per esempio, hanno, non so, alienato, supponiamo, dei beni immobiliari, poi però non sono riusciti a spendere per quel progetto di investimento che avevano fatto perché se no non riuscivano a stare dentro ai vincoli del patto. Tant'è che quando, per esempio, è stato fatto già ancora con il decreto, era stato avviato con il decreto Monti, quella attuato Letta, il provvedimento che consentiva di pagare i debiti che la PA ha nei confronti delle imprese, il comune di Bologna, cioè a Napoli sono andati più di 500 milioni, credo, il comune di Bologna non ha ricevuto nulla, proprio perché non aveva questa sofferenza di impegni che aveva preso al di sopra delle sue possibilità e che erano vincolati dai vincoli del patto. Ecco, non so se ho spiegato bene perché è un po' tecnico, però diciamo che adesso il patto è, non dico l'ultimo dei nostri problemi, ma quasi, nel senso che come ente sperimentatore adesso non abbiamo più quei saldi, abbiamo degli sconti molto forti, anzi avremmo dovuto avere un azzeramento completo, poi siccome nessuno voleva fare adottare la nuova contabilità, il governo ha detto bene, chi entra nella nuova contabilità gli faccio uno sconto sul patto. Allora molti comuni hanno aderito, adesso sono tutti in grande sofferenza perché fanno fatica a fare la revisione dei residui attivi, cioè a fare quella pulizia dei bilanci di cui vi dicevo prima. Però appunto adesso avendo noi questi sconti sul patto, avendo appunto fatto un'oculata gestione, insomma non abbiamo al momento grossi problemi. No, comunque la sostanza è che il Comune di Bologna, lo dico per 10 secondi, ha sempre pagato i fornitori in tempi umani e non ha mai sporato i vincoli della parte. Questo perché c'è sempre stata una gestione, non mia, ma un collega bravissimo, molto attenta di questo meccanismo. Perché fatta a volte imposte contabili che non sono immediatamente le cose. Poi è chiaro, questo ha comportato dei sacrifici, certo, nel senso che ha comportato una disciplina nell'indebitamento, negli investimenti, certo. I comuni che in passato non avevano seguito quella disciplina a un certo punto si sono trovati in fuori gioco, avevano ordinato i lavori ma non potevano pagare i fornitori, magari avendo i soldi in cassa, quindi un paradosso. Esatto. Inspiegabile ma legato ai meccanismi della finanza pubblica nazionale e europea che non sempre sono lineari.
che sono quelli che hanno usufruito quando è stata svincolata la possibilità fuori dal patto di pagare i debiti che si aveva nei confronti delle imprese. E però appunto Bologna non ha, ma piccolo, non solo Napoli ha avuto molti soldi, ma anche Firenze ne ha avuti per dire, no? Torino, Milano. Torino che si è indebitato oltre misura per le vie di Bernardi, a un certo punto quando viene introdotta questa normativa si è trovata in grandissime difficoltà perché aveva ordinato lavori che poi con le nuove regole, pur avendo i soldi in cassa, non riusciva più a pagare, quindi con la sofferenza del tessuto economico. La domanda a quella mi piace moltissimo, però prima per rispondere è un tuo allievo, quindi ne avete già parlato, non do una risposta io, anche perché recentemente sono tornata a fare qualche lezione alla sua domanda sulla sono tornata a fare qualche lezione all'università e devo dire che proprio un giorno spiegavo la tassazione in economia aperta del risparmio degli investimenti e quindi e prima ancora che uscisse questa proposta del governo avevo commentato che differenza c'è tra un'economia aperta con mobilità dei capitali a tassare il risparmio e a tassare gli investimenti. Poi sono tornato in aula qualche giorno dopo che ne è uscita questa proposta, ho detto ma avete fatto qualche collegamento tra quello che vi ho detto? No. E vabbè, allora adesso lei mi dà soddisfazione di poter rifarmi. No, adesso a parte le battute. Io sono assolutamente d'accordo con lei, non so cosa ne pensa Andrea, che la tassazione dell'attività finanziaria così sperequata 26-25 sia crei notevoli problemi, ecco. Poi sappiamo benissimo perché non si può toccare la tassazione sui titoli del debito pubblico, anche se insomma ci sarebbe molto da discutere anche su questo. Però guardiamo al problema, prescindendo adesso da questa differenza, che secondo me non ha appunto molto senso, però prendiamo il problema avendo in mente un'economia piccola, aperta, con mobilità di capitali. In genere la tassazione delle rendite finanziarie dovrebbe essere una tassazione basata sul principio di residenza, cioè indipendentemente da dove io investo sono tassato allo stesso modo. Poi si fa fatica ad accertarle, c'è il monitoraggio interno, c'è l'evasione che sapete perché se no rientro di capitale non avrebbe dato tutti quei soldi che ha dato. C'è anche una direttiva sul risparmio europea, insomma ci sono delle norme che cercano di far sì che si possano accertare questi redditi. Immaginiamo per un momento che siano effettivamente tassati sulla base del principio di residenza. Se io aumento l'imposta sul reddito delle attività finanziarie, chi colpisco? Colpisco il risparmio. Ok? Certo, questo ha dei problemi, possiamo discutere, ci sono tante persone che risparmiano, ci sono quelli, insomma, quindi, però diciamo che chi comunque ha quell'attività finanziaria non può decidere, cioè se anche decidesse di andare fuori a investire all'estero, sarebbe comunque tassato, sempre prescindendo da difficoltà d'accertamento, con lo stesso aliquota, quindi con lo stesso principio di residenza. Allora, l'effetto di questa tassazione dal punto di vista economico è più chiaro quello, diciamo, di ridurre il risparmio, ma non gli investimenti. Cioè può ridurre il risparmio, ma non gli investimenti. Cioè la gente risparmia di meno perché il rendimento netto che ha dell'attività finanziaria è più basso e quindi può tendere a risparmiare meno, anche se ci sono molti studi che dicono che l'elasticità del risparmio al tasso di interesse netto non è molto elevata, ma diciamo che siccome uno ovunque investa non può sfuggire all'imposta perché si basa sul principio di residenza e quindi viene comunque tassato con quell'aliquota, alla fine l'unico effetto è che i risparmiatori hanno un rendimento netto più basso, semmai risparmieranno di meno, ma gli investimenti non hanno nessun effetto. Se invece io tasso gli investimenti, siccome gli investimenti, le imprese sono tassate alla fonte, se io applico un'imposta, aumento per dire l'IRES o l'IRAP, l'effetto che io ho è che riduco gli investimenti, con tutti gli effetti negativi che questo ha sull'occupazione. Allora,
Poi qui c'è un bellissimo grafico che noi economisti usiamo che farebbe capire subito il problema. Allora, se io ho una tassazione delle imprese alla fonte, una tassazione dell'attività finanziaria alla residenza, in un'economia piccola aperta, con piena mobilità dei capitali, potrebbe anche avere un senso aumentare la tassazione delle rendite finanziarie per abbassare quella sugli investimenti, perché l'effetto potrebbe essere un effetto positivo di attirare investimenti, di aumentare investimenti con il beneficio che questo ha sull'attività economica e sull'occupazione, e l'unico effetto negativo che si avrebbe, l'unico tra virgolette perché non va trascurato, è quello che si potrebbe ridurre il risparmio. Ma siccome in economia aperta, a differenza dell'economia chiusa, risparmio e investimenti non devono uguagliarsi, in economia chiusa sì. Quindi se noi ragionassimo in un'economia chiusa, tassare l'uno o l'altro, tassare il risparmio e gli investimenti non avrebbe differenza, perché tanto risparmio e investimenti devono essere uguali. In un'economia aperta no, c'è differenza. Quindi tutto sommato, sto facendo un ragionamento molto economico e anche molto stilizzato, quindi sto ipersemplificando, Però... dopo aver detto che concordo pienamente con lei sul fatto che una tassazione così variegata dell'attività finanziaria non ha senso, dal punto di vista però veramente economico, usare un aumento delle aliquote sul risparmio per detassare gli investimenti può avere un effetto positivo sull'economia, sugli investimenti e sull'economia. Non so se intuitivamente... Poi cosa tu invece cosa ne pensi? No, dal punto di vista della ricostruzione economica è spendere, intendo aggiungere. La mia è una considerazione più sul tema della tassazione delle rendite, perché il discorso politico di importo quando vanno tassati, vanno invece bastonati chi ha le rendite azionarie, è una mezza boiata, perché poi significa che chi ha 10 milioni di bot viene tassato a 12,5 e il piccolo risparmiatore che si becca neanche certo, il 26 non ha senso. Semplicemente iniquo e giustificato. Infatti questo non ha senso, così come bisogna anche tenere presente che il discorso che facevo io è più riferito a imprese che sono mobili, no? Ma quando noi abbiamo una piccola impresa in cui per esempio aumentiamo al 26% la tassazione sui dividendi, c'è un primo livello di tassazione in capo alla società, poi c'è il livello di tassazione in capo al socio, poi la tassazione è diversa a seconda che tu sia un socio qualificato o non qualificato, mi sembra che sia rimasta così, no, anche se non aggiorno più, perché se sei un socio qualificato, ovvero se hai percentuale superiore a certe soglie, bla bla bla, metti una quota nell'imponibile, non paghi la cedolare, quindi crei anche una differenza da questo punto di vista, no? Certo, con la cedolare del 6% alla fine paga più il socio non qualificato del socio qualificato. Esatto, quindi, certo, quindi l'investitore di un risparmiatore che dice compra, quindi Enio o Enel o quel che l'è, quindi azionariato diffuso, si trova ad essere penalizzato. È benissimo. Il discorso economico che facevo io è quello di dire sì, però quel risparmiatore lì in un qualche modo, però hai ragione tu, cioè dovrebbe essere tutto uguale l'aliquota, ecco, no? Tutto uguale. Allora uno dice, beh, sì, però io se anche non investo in titoli pubblici, ponendo davvero una aliquota uguale per tutti, ma provo anche ad andare all'estero, fanno sempre la stessa cosa. E quindi, perché in fondo l'Eni, cioè queste grandi imprese poi, che sono, si finanziano sui mercati internazionali, quindi per loro, cioè è per la piccola società, ma allora lì però è anche un'altra tassazione perché sei socio qualificato, sono quelle che diciamo possono risentire più di questa cosa. Poi sicuramente il discorso che fai tu è perfettamente, sono totalmente d'accordo, per quale motivo se tu investi titolo del debito pubblico devi avere il 12,5 se tu non investi. Mi permetta, sono anche quelle società e le imprese che in questo momento il credit card hanno più bisogno di capitale su quei mercati finanziari che noi non abbiamo. Lì c'è il problema di fondo, che gli investimenti, le imprese in Italia sono sempre poco investite con risparmio, e hanno sempre preso i soldi dalle banche, e un sistema del genere non fa altro che una linea lì che costringerà sempre di più le imprese a ricorrere alle banche. Sì, però anche su questo noi economisti discutiamo molto sul fatto che è molto più importante detassare l'impresa che non il socio, nel senso che al di là delle imprese in cui socio e proprietario, scusa, management, insomma, coincidono, quindi parliamo però di quelle a ristretta parte nazionale, allora lì c'è un altro regime fiscale. Però per le altre,
diciamo, tu fai ricorso al mercato dei capitali, non è tanto, cioè è verissimo che le nostre imprese sono troppo indebitate e quindi dovrebbero avere più capitale proprio. Ecco, ma allora potenziamo uno strumento come la allowance for corporate equity, l'ACE, detassiamo l'impresa, perché è l'effetto è maggiore, perché se io detasso l'impresa e potenzio per esempio l'ACE dando un tasso maggiore del 3%, scusate adesso non so chi di voi riesce a seguire tutto su questo, perché però è una forma di detassazione. Qualcuno di voi si è perso anche. Cioè a livello di ritorno del mio stato naturale, a livello di società c'è una agevolazione che è stata introdotta da poco e che riprende poi un'esperienza del fine anni 90, che si chiama, è un'agevolazione se uno diciamo investe in capitale, con capitale proprio, che può praticamente dedurre una quota del costo opportunità del capitale proprio come se fosse un interesse. Allora, se io detasso l'impresa, mi viene anche l'investitore straniero qua, perché la tassazione è alla fonte, quindi piuttosto potenziamo quello. Perché invece se tasso appunto chi ha un investimento di portafoglio e assieme a titoli pubblici detiene anche azioni dell'Enel o di Eros o di qualcun altro, poi insomma se anche lo tasso immediatamente non ho l'effetto di calare, di aumentare o fare due gli investimenti, no? Quindi questa separazione. Poi il mondo è più complicato, ci sono le società di qua, di là, di su, di giù, però un po' questo ragionamento, ecco, delle due è meglio, si ottengono più effetti detassando delle due, perché detassando le tre. Poi però, lei fa un altro ragionamento, e giustamente avete perfettamente ragione a dire sì, però un investitore privato ha più convenienza investire, guardando la tassazione, in titoli pubblici che non in titoli che rappresentano il capitale proprio delle imprese, e quindi questo è un segnale negativo se noi vogliamo che effettivamente le imprese rafforzino la loro capacità patrimoniale. Però guardate, se quell'esperimento che fu fatto alla metà degli anni 90, governo Prodi, quando fu introdotta l'IRA, ma fu abbassata moltissimo, Prodi, la DIT nel 97 introdusse un sistema che non era quello che adesso si chiama ACE, ma si chiamava Dual Income Tax, che era però simile, si ispirava, se quello fosse rimasto in piedi, noi avremmo avuto delle imprese che avrebbero affrontato la crisi con più solidità. Non dico che non l'avrebbero sentita, figurarsi, però avrebbero stati più forti patrimonialmente, non sarebbero andati in crisi con il credit crunch come sono andati in crisi adesso. Ecco, quindi lei solleva un tema che è molto importante, quello del rafforzamento patrimoniale delle nostre imprese, su cui il fisco ha avuto dei momenti pessimi, perché siamo arrivati a un punto a metà degli anni 90 in cui le imprese pagavano il 53,2% d'aliquota, una patrimoniale, gli altri paesi avevano 20 punti d'aliquota in meno, e infatti dopo le imprese se ne vanno e sicuramente gli investitori stranieri non vengono, perché già abbiamo la giustizia che non va, le infrastrutture che fanno una tassazione altissima, cioè per quale ragione dovrebbe venire. Però ho fatto questo esperimento allora, purtroppo per molti lo caccio via. Quindi col governo Berlusconi del 2001 fu abolito, e quello secondo me è stato un errore incredibile. L'hanno reintrodotto adesso, dovrebbero potenziarlo perché adesso è troppo limitata, però l'idea è buona. Bene, direi grazie. Grazie a voi.